libro che presentiamo questa sera è stato, diciamo, una pubblicazione che avevamo messo in campo lo scorso anno, anche in occasione del 80° anniversario dell'assassinio di Trotsky. Poi il libro è uscito appunto a cavallo della fine dell'anno. Come accennava già Daniele, dunque non è è un libro nuovo in italiano perché non aveva avuto edizioni precedenti, ma è un libro che non è nuovo nel suo testo originale perché appunto la prima edizione vide la luce nel 1969 e poi da allora è stato più volte ristampato. Infatti, come poi dirò, l'edizione che pubblichiamo ha dentro anche materiali successivi, un'introduzione fatta nel 2000 e alcune appendici importanti di cui poi dopo dirò. Dunque un testo storico, dico subito, però che dal nostro punto di vista discutere la storia delle rivoluzioni, la storia della rivoluzione d'ottobre e la storia del bolscevismo non ha lo scopo di fare, diciamo, una rievocazione più o meno romantica. Se volete avere un'idea di cosa significa oggi il concetto di rivoluzione, andate per esempio a leggere soltanto qualche resoconto del vertice che è stato fatto come ogni anno a Davos, sapete, questa località svizzera alla moda. Quest'anno l'hanno dovuto fare online perché per il motivo della pandemia, e andate a vedere i discorsi che sono stati fatti lì da diversi portavoce importanti del capitalismo internazionale o capitalisti se stessi, che avevano in gran parte un sottofondo che si può riassumere così: questa crisi sociale, questa crisi economica innescata o scatenata, diciamo, dalla causa occasionale della pandemia, rischia di portare il sistema capitalista sull'orlo di rivolte o di vere e proprie rivoluzioni. Questo è stato anche, per esempio, il discorso che ha fatto, guardate un po', Vladimir Putin in quella sede, uno degli uomini più ricchi del mondo, come Warren Buffett, ha grosso modo detto la stessa cosa. Lo scrive il Financial Times, si pubblicano libri appunto da queste fonti che dicono: o troviamo il modo di riformare il sistema, di dargli, come dico, un nuovo inizio addirittura, o rischiamo che questa pandemia e questa crisi economica scatenino una situazione rivoluzionaria sulla base delle diseguaglianze, delle ingiustizie e della indisponibilità, diciamo, crescente della massa, della gran maggioranza della popolazione a subire passivamente questa situazione. Dunque, come poi in tutto quello che noi facciamo, la conoscenza storica, la conoscenza dei momenti alti e determinanti nella storia del movimento operaio ha un fine, non è fine a se stessa, ma ha un fine pratico di confrontarci con i nostri compiti oggi, diciamo, di fronte a un mondo che ha preso questa idea. Naturalmente, quando si parla di un sistema alternativo al sistema capitalista, di un sistema socialista, di una rivoluzione, noi siamo automaticamente, ci troviamo automaticamente di fronte a una serie di equivalenze che ci vengono proposte, di slogan, mi verrebbe dire di dogmi, che ci vengono proposte dal pensiero dominante. Rivoluzione vuol dire dittatura, comunismo vuol dire burocrazia, dittatura, stalinismo, e questo lo dimostra la traiettoria dell'Unione Sovietica. La strada del marxismo, la strada del bolscevismo porta inevitabilmente a stabilire non un sistema migliore di quello attuale, che effettivamente trovano molto difficile difendere, ma un sistema peggiore e fallimentare. E in questo quadro, appunto, in questa catena di equazioni e di equivalenze che ci vengono proposte, alla fine si possono riassumere appunto in una, cioè lo stalinismo, inteso come sistema sociale e inteso anche come idee politiche, diciamo così, equivale
al bolscevismo e al marxismo. E qui va, è lo, o al massimo ne è la logica e inevitabile conclusione. Su questa tesi concordano sia, diciamo, la gran parte, la stragrande maggioranza degli storici di formazione borghese, dell'Accademia, dell'Università e via di seguito, ma storicamente ha concordato anche, diciamo, la stessa burocrazia che governava l'Unione Sovietica. Semplicemente laddove la borghesia dava un segno negativo a questo ragionamento, i cosiddetti partiti comunisti a loro tempo davano un segno positivo. Lo scopo fondamentale di questo libro è contrastare e smentire, dimostrare la falsità di queste equivalenze, cioè dimostrare che tra le idee che ispirarono il partito bolscevico e la rivoluzione dell'ottobre del 1917 e la realtà che si stabilì a partire dalla metà degli anni 20, diciamo, e poi per tutti i decenni, diciamo, di esistenza dell'Unione Sovietica, non c'era continuità, ma c'era una sostanziale rottura. In questo quadro che accennavo prima, ovviamente la figura e il pensiero di Trotsky non trovano posto nella rappresentazione prevalente della rivoluzione russa e di quello che accade dopo. Infatti la sua figura fu da un lato completamente cancellata per decenni nell'Unione Sovietica. Ricordiamoci che perfino negli ultimissimi anni, negli anni Ottanta, prima del dissolvimento dell'URSS, diverse delle figure che erano state vittime delle epurazioni staliniane, parlo di Bukharin, parlo di altri, vennero, come si diceva allora, riabilitate, ma la figura di Trotsky non fu mai riabilitata nell'Unione Sovietica, neanche alla fine, ma anche successivamente, anche nella fase, diciamo, della restaurazione capitalista, questa figura al massimo è stata caricaturizzata, per esempio in una indecorosa serie TV di cui qualcuno di voi forse ha avuto il dispiacere di godere, diciamo, quando è stata pubblicata su Netflix, credo, in versione italiana, appunto, una versione caricaturale che è stata elaborata e stratificata nei decenni per oscurare il pensiero di questo rivoluzionario. Questo libro però non ha il carattere di una trattazione, come dire, sistematica o accademica. Nasce da una polemica di cui credo che sia utile spiegare le origini. Infatti è una risposta a un altro testo, come adesso vado a spiegare. Il regime staliniano, dopo il 1945, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, appare ovviamente come un regime trionfante, non solo per la vittoria decisiva ottenuta sulla Germania nazista, ma anche perché sembra guidare un processo rivoluzionario su scala planetaria, perché non solamente l'Europa orientale è stata occupata dall'Armata Rossa e dunque ci sono una serie di paesi in cui nel giro di poco tempo si instaurano regimi, diciamo, a immagine e somiglianza di quello di Mosca, cioè tutto l'ex blocco del Patto di Varsavia, e per cui i paesi in cui il capitalismo comunque viene rovesciato, sia pure non da un movimento di massa, non da una rivoluzione, ma diciamo da una rivoluzione dall'alto condotta appunto grazie al controllo militare che l'Unione Sovietica esercitava dopo aver appunto vinto la guerra. Ma anche al di fuori dei confini di questo blocco si sviluppano nuove rivoluzioni, soprattutto la rivoluzione cinese, che fu effettivamente un gigantesco movimento con conseguenze planetarie che rovesciava il capitalismo nel 1948-49 nel paese più popolato del pianeta, e poi a seguire anche gran parte dei movimenti di liberazione nel mondo ex coloniale o coloniale erano sicuramente influenzati, erano attratti nell'orbita del blocco sovietico
appunto dello stalinismo. E dunque sembrava un modello, appunto lo Stato guida, che apparentemente guidava una transizione verso il socialismo. Tuttavia questa realtà non durò in questa forma per molto tempo. Già dopo la morte di Stalin nel 1953 iniziano diciamo i primi smottamenti, la rivolta di Berlino nel 1953, molto più importante l'anno decisivo per certi versi del 1956, quando da un lato c'è il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, in cui Khrushchev denuncia per la prima volta nel cosiddetto rapporto segreto i crimini di Stalin, una parte, dipinge la tirannia di Stalin per quello che effettivamente fu, ne denuncia gli errori economici, ne denuncia gli errori nella condotta iniziale della guerra, quando l'URSS venne colta di sorpresa dall'attacco, diciamo, della Germania nazista, e insomma demolisce appunto l'immagine di Stalin, aprendo alla cosiddetta destalinizzazione. Va detto che la rappresentazione che dà Khrushchev dello stalinismo è caricaturale, sia pure al contrario, e la tesi è quella del cosiddetto culto della personalità, cioè in qualche modo il sistema era buono, non andava bene qualcosa nella testa, ma il resto si poteva riformare e mantenere. Questa sarà la tesi, diciamo, che verrà sempre mantenuta anche negli anni a seguire. Poco dopo c'è la rivolta ungherese, la rivoluzione ungherese, in cui un movimento non so perché mi si era spento il microfono, spero di non si sia perso troppo. No, solo un paio di secondi, Ok, Claudio. dicevo, nell'autunno del 1956 c'è la rivolta ungherese, anzi la rivoluzione ungherese, che forma consigli operai, forma di fatto dei nuovi soviet, anche se non hanno quel nome, che viene poi repressa con le armi dall'Unione Sovietica, e crea una forte crisi nei partiti comunisti in molte parti del mondo. Pochi anni dopo, tra il 58 e il 60, si apre un'altra crepa quando si sviluppa lo scontro tra la Cina e l'Unione Sovietica, la Cina di Mao e l'Unione Sovietica di Khrushchev, che hanno basi sociali e politiche molto simili, sono due regimi, ma diciamo che appunto si conformano allo stesso modello, cioè di quelli che noi definiamo stati operai deformati o degenerati, cioè società, sistemi in cui la forma prevalente è economica, è quella di un'economia pianificata, è quella di un'economia in cui lo Stato, e non il capitalismo privato, non la borghesia, gestisce i principali mezzi di produzione, ma in cui il potere politico è concentrato nelle mani di un apparato statale burocratico, autoritario e privilegiato rispetto alle masse. Tuttavia, questi due regimi, pur essendo simili, hanno interessi nazionali diversi, e nonostante tutti i proclami di internazionalismo proletario, entrano in un forte conflitto fino a sfiorare anche lo scontro armato, e anche questo scontro avrà nei primi anni 60 le sue ripercussioni nei vari partiti comunisti, in cui si creano divisioni tra chi si schiera con i cinesi e chi si schiera con i sovietici. Insomma, il monolite stalinista, il monolite sovietico non è più tanto monolitico. Ci sono, diciamo, si inizia a vedere più di una crepa, più di un'incrinatura, e gli stessi movimenti del 68 in Francia, in Italia e in altre parti del mondo, pur essendo movimenti giovanili, e anche diciamo le lotte operaie del maggio francese e dell'autunno caldo poco dopo, pur essendo movimenti che vanno a sinistra, alla fine i partiti comunisti ne beneficeranno, però non sono sotto il controllo, soprattutto il movimento giovanile, non sono sotto il ferreo controllo appunto degli apparati che si riferivano al movimento comunista a livello internazionale. E dunque si apre una situazione in cui il principio di autorità è messo in discussione, e questo si manifesta in diversi paesi, tra cui la Gran Bretagna, dove il Partito Comunista
peraltro non aveva la stessa forza di massa che poteva avere in Italia, in Francia, in Spagna o in Grecia, ed è sottoposto, diciamo, alla critica a sinistra da correnti che si ispirano al trotskismo, compresa la nostra, alcune diciamo con più titolo, con un carattere nettamente settario. Tuttavia, diciamo, c'è questo problema, che peraltro c'era anche in Italia, per i gruppi dirigenti della gioventù comunista in particolare, di fronteggiare una offensiva ideologica condotta appunto in nome della riscoperta del pensiero di Trotsky. Ne nasce un testo che viene pubblicato proprio nel 68 di Monty Johnston, che era un teorico, diciamo, un intellettuale e un dirigente, soprattutto uno scrittore, diciamo, legato al Partito Comunista Inglese, che rompe un po' il tabù e dice: va bene, non discutiamo più di Trotsky nei termini in cui se ne parlava negli anni 30, cioè si abbandona la vecchia fraseologia dei processi di Mosca, di Trotsky nazista, Trotsky agente dell'imperialismo, Trotsky traditore, menscevico e criminale, ma si tenta, perché questo, diciamo, non ha più una credibilità, non è più accettato, e si tenta di dare una risposta politica alle idee di Trotsky. Ne nasce appunto questo testo che si intitolava Trotsky e le sue idee, poi ci fu un secondo testo, diciamo, negli anni 70, ma dopo, che venne pubblicato, ed era un po' la falsa riga della risposta, diciamo, burocratica a Trotsky e al trotskismo. In questo senso il testo di Monty Johnston è esemplare, non per la sua originalità, al contrario, ma per la sua essere un esempio tipico, diciamo, di una posizione. Infatti lui, nel testo che noi, sia nell'edizione inglese sia in quella italiana, è contenuto integralmente, perché comunque ci sembrava utile, sia pure, diciamo, molti anni dopo, far capire qual era, diciamo, l'oggetto della polemica di questo libro. Dunque è stato ripubblicato integralmente. Monty Johnston scrive proprio alla fine di ispirarsi anche alle elaborazioni del gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano, Togliattiana e post-Togliattiana, degli anni 60, nell'affrontare quello che veniva chiamato il problema Trotsky. L'occasione, diciamo, è troppo interessante per lasciarla cadere, e Ted Grant, che, diciamo, in Gran Bretagna rappresentava, e non solo, anche a livello internazionale, rappresentava un legame vivente, lo ha rappresentato finché è vissuto, un legame vivente con l'elaborazione di Trotsky degli anni 30, degli anni precedenti, subito precedenti alla sua morte, e Alan Woods, decidono di scrivere questa risposta, prendendo proprio punto per punto tutti gli argomenti del testo di Monty Johnston. Dunque il testo, come dicevo, non ha un carattere sistematico, ma polemico, e credo che questo aiuta, questo gli dà un valore, diciamo, perché ci fa confrontare appunto con quello che era l'effettivo dibattito, che in parte, nonostante l'apparenza, ha ancora una sua evidenza adesso. Come ho detto, Monty Johnston non può ripetere le calunnie degli anni 30, non può dire che tutti i vecchi dirigenti del Partito Bolscevico erano una massa di traditori venduti e dovevano essere mandati al patibolo, anzi davanti al plotone d'esecuzione. Dunque si rifà alla prima fase, diciamo, della distorsione del pensiero di Trotsky, che è quella degli anni approssimativamente tra subito prima della morte di Lenin, cioè tra il 1923 e il 1927-28, cioè anni in cui era impossibile dipingere Trotsky in quei termini, perché la rivoluzione d'ottobre era ancora troppo vicina nella memoria delle persone. Tutti sapevano che Trotsky era stato il capo dell'Armata Rossa, il fondatore dell'Armata Rossa, il dirigente fondamentale della rivoluzione d'ottobre, che era stato uno dei fondatori e dei dirigenti più importanti dell'Internazionale Comunista. Dunque bisognava, diciamo, con un lavoro di tagli e cuci, di omissioni e di aggiunte graduali, tentare di distaccare la sua figura dalla storia del bolscevismo e dalla storia della rivoluzione russa, e pian piano spostarlo, diciamo, in una
in una posizione defilata e estranea alla, a quella storia. Io non ho tempo di toccare tutti i punti che tratta questo libro, perché sono moltissimi, ne ho scelti alcuni, spero di aver scelto bene, poi naturalmente c'è anche il dibattito per integrare o anche per entrare più nello specifico. Un primo punto fondamentale, a mio modo di vedere, riguarda proprio le origini del partito bolscevico, perché diciamo, la storia del bolscevismo e del leninismo, se vogliamo usare questa parola, viene sempre raffigurata in questa, appunto in questa raffigurazione che accomuna, tra parentesi, non solo le tendenze staliniste, ma anche molti gruppi, diciamo, di natura settaria, dipingono il bolscevismo come un partito politico che, diciamo, nato già, fatto e finito, nato già adulto nel 1903, sempre uguale a se stesso, che ha il suo atto fondativo nel famosissimo appunto secondo congresso del 1903, che sancì la prima divisione tra menscevichi e bolscevichi, e che da allora, diciamo, non ha fatto altro che proseguire su se stesso, di successo in successo, e naturalmente lo scopo di questa raffigurazione è dipingere un Trotsky estraneo a questo, perché Trotsky nel 1903, dopo aver inizialmente appoggiato Lenin in quel congresso, se ne distacca e si colloca nella frazione menscevica, dove rimane per circa un anno, e romperà con i menscevichi nel 1904 a ridosso della rivoluzione del 1905, e rimarrà poi formalmente estraneo a entrambe le frazioni fino al 1917, quando aderisce formalmente al partito bolscevico. E dunque è chiaro che questa rappresentazione del bolscevismo, appunto, come un fenomeno già compiuto, fatto e finito nel 1903, serve a rafforzare questa idea di Trotsky come un estraneo nella storia del bolscevismo. Come spiega molto bene il libro, poi su questo abbiamo pubblicato anche altri, stiamo anche pubblicando altri testi, in particolare la storia del bolscevismo, sempre di Alan Woods, la realtà storica e politica è molto diversa. La divisione del 1903 è sicuramente una pietra miliare nella storia del movimento operaio russo e del marxismo russo, ma non è una divisione che ha ancora le sue chiare basi di principio, e non verrà, come si dice, consolidata e definita in maniera finale almeno fino al 1912. Il congresso del 1903 si spacca sulla composizione dei gruppi dirigenti, su alcune concezioni organizzative. Sicuramente si vede in controluce, diciamo, quello che poi saranno le divergenze successive, ma la vera divisione politica si approfondirà soprattutto negli anni successivi, ed è una divisione politica su quale è la prospettiva della rivoluzione russa, in cui il menscevismo, diciamo, sviluppa la versione russa del riformismo, e per cui propone sostanzialmente una politica di collaborazione di classe tra il movimento operaio e la borghesia democratica, la cosiddetta democrazia contro lo zarismo, mentre il bolscevismo dichiara che la borghesia russa non è rivoluzionaria, e la rivoluzione democratica può essere solo guidata, può aver successo solamente se alla sua testa si pone la classe operaia. Sono concezioni che divideranno appunto queste due ali fino a portarle a formare due partiti distinti, che sono entrambe incomplete. La stessa concezione di Lenin della cosiddetta dittatura democratica è una concezione incompiuta, che verrà profondamente modificata proprio nel 1917, dopo la rivoluzione di febbraio. La posizione di Trotsky è distinta da entrambe queste due, perché Trotsky è il primo e l'unico per molti anni a teorizzare, prevedere che la rivoluzione d'ottobre, la futura rivoluzione russa, potrà essere
una rivoluzione che passi a compiti socialisti, cioè non semplicemente a fare in Russia, diciamo, quello che la rivoluzione francese aveva fatto 130 anni prima in Francia, ma anche a muovere i primi passi verso una società socialista. Questo per dire cosa? Che appunto la costruzione del partito bolscevico, dal punto di vista anche ideologico, è una selezione appunto di quadri, di dirigenti, di militanti e di idee che non si compie in un solo giorno, ma che avrà bisogno di vari passaggi fino proprio alla vigilia, pochi mesi prima della rivoluzione d'ottobre, quando Lenin aderirà nei fatti alla posizione di Trotsky nelle tesi di aprile, spiegando appunto che dopo la rivoluzione di febbraio cioè che la rivoluzione di febbraio dimostra che la rivoluzione borghese in Russia non ha possibilità di sviluppo e solo con una seconda rivoluzione, con la presa del potere da parte della classe operaia, si potranno risolvere i problemi fondamentali che hanno generato questa rivoluzione, cioè la questione della guerra, la questione della riforma agraria, cioè della distruzione del latifondismo, e la questione diciamo, dei compiti democratici dell'abbattimento dello zarismo. Ecco. Questa lunga fase, appunto, di 12 o 13 anni, è una fase di gestazione, è una fase di definizione in cui il bolscevismo e il menscevismo fino al 1912 rimangono due ali dello stesso partito. Così come, e questa è una cosa che gli stalinisti mai toccano, rimane nell'alveo della seconda internazionale, cioè dell'internazionale socialista. Lenin solamente nel 1914 arriva alla convinzione e alla decisione di rompere con l'internazionale socialista e di lottare per una nuova internazionale operaia. Fino al 1914 è interno a quell'organizzazione e almeno fino al 1912 si considera un seguace, diciamo, dei suoi principali teorici e dirigenti. La posizione di Trotsky in quegli anni, come ho detto prima, è una posizione estranea alle due correnti, quella che verrà definita il conciliatorismo, conciliazionismo, cioè la sua tesi è che il partito si possa riunificare, che quando ci sarà un nuovo movimento di massa, le masse spingeranno il partito a riunificarsi. Anni dopo riconoscerà non solo a parole ma anche nei fatti, diciamo, il suo errore, che definisce un errore di una sorta di fatalismo ottimistico, cioè di pensare che il problema di costruire un partito che fosse capace di guidare il movimento potesse in qualche modo risolversi da sé nel flusso di una rivoluzione e non richiedesse invece un'azione consapevole e cosciente da parte dei suoi militanti, dei suoi dirigenti, proprio nella fase precedente a una rivoluzione. Questa ricostruzione è assolutamente necessaria proprio per contrastare una tesi che poi ha anche precise conseguenze politiche, sia diciamo, la ricostruzione fatta storicamente per esempio da figure come Monty Johnson, ma anche, torno a dirlo, molti gruppi che hanno invece un'origine settaria, si aggrappano a una tesi famigerata e famosa che Lenin scrive poco prima del 1903, e cioè la teoria che il socialismo viene portato alla classe operaia dagli intellettuali rivoluzionari, che la classe operaia di per sé non sia capace di arrivare a conclusioni socialiste. Al massimo, si teorizza, potrebbe arrivare può arrivare alla pratica sindacale, alla lotta economica, ma all'interno, diciamo, dei limiti del capitalismo. Questa è una tesi che Lenin, diciamo, prende a prestito dal teorico socialdemocratico Kautsky e che poi lasciò cadere, di fatto abbandonò e anche in qualche modo contestò negli anni successivi, soprattutto coi fatti, ma che è sempre stata molto cara appunto a tutte le burocrazie e a tutte le sette. Perché? Perché descrive un movimento operaio sotto la tutela dei cosiddetti intellettuali, cioè dei burocrati o dei funzionari, diciamo,
dei funzionari di partito e non la lotta di classe invece come molla fondamentale dello sviluppo storico. Per cui questo è un primo capitolo, secondo me, fondamentale di questa ricostruzione storica, che interessa, io credo, molto noi, nella misura in cui tratta proprio il problema della costruzione di un'organizzazione non quando c'è un movimento rivoluzionario, ma nelle fasi, tra virgolette, normali, in cui il movimento, la situazione non è rivoluzionaria e, diciamo, chi ha abbracciato, chi impugna la prospettiva del marxismo deve porsi il problema di come questa si relaziona col movimento nel suo insieme. Gli anni in cui non entro qui nei dettagli, perché sennò farei una relazione di gran lunga troppo lunga, gli anni successivi alla rivoluzione d'ottobre, tra il 17, il 21 e il 22, sono gli anni della collaborazione più stretta fra Lenin e Trotsky. Trotsky entra nel partito bolscevico nel luglio del 17 formalmente, anche se già diciamo al suo ritorno in Russia era quella la prospettiva, diventa immediatamente una delle figure di riferimento non solo del partito ma di tutta della rivoluzione nel suo insieme, viene eletto nel settembre del 17 presidente del Soviet di Pietroburgo e in questa veste è la figura fondamentale, l'organizzatore fondamentale della rivoluzione d'ottobre. È il leader delle masse, il leader riconosciuto in Russia e poi anche in tutto il mondo e odiato anche ovviamente dalla borghesia di tutto il mondo che pubblica queste caricature di un ebreo assetato di sangue che potete ancora trovare se cercate su internet con la falce martello al collo che distrugge città e sbrana esseri umani innocenti e invece è appunto la figura pubblica più conosciuta della rivoluzione d'ottobre, ne è di fatto il leader in senso immediato. È subito dopo commissario del popolo agli affari esteri, in questa veste dovrà andare a trattare la pace con gli imperi centrali, con la Germania e l'Austro-Ungheria che sono in guerra, ed è soprattutto il fondatore e leader politico dell'Armata Rossa che combatte tra il 17 e il 21 sia nella guerra civile, cioè con le armate bianche organizzate dagli ex ufficiali dell'esercito zarista e dai latifondisti, dalle classi spodestate, sia contro gli eserciti stranieri che intervengono a più riprese, sia quelli del fronte dell'intesa, cioè Francia, Inghilterra, America, Italia, eccetera, sia quelle della Germania. E dunque sono gli anni appunto in cui il suo ruolo è centrale, è strettamente associato alla figura di Lenin, sono di fatto le due figure fondamentali anche nella fondazione dell'Internazionale Comunista e nei primi quattro congressi tra il 19 e il 22. Trotsky è quello che scrive per esempio sempre il manifesto finale di questi congressi e vi svolge una parte di primo piano assieme a Lenin nel definire gli indirizzi di un nuovo movimento rivoluzionario mondiale che appunto si fonda con la Terza Internazionale. Questo non vuol dire che non ebbero le loro differenze, le ebbero su cui possiamo entrare nella discussione, non ho appunto il tempo adesso, le cito solamente, sulla questione appunto del trattato di pace, sulla questione in alcuni momenti della guerra civile, per esempio nella guerra russo-polacca, però indubbiamente è il momento in cui l'associazione tra queste due figure è massima e non a caso coincide col momento di massima auge della rivoluzione a livello non solamente russo ma a livello internazionale. Questa fase si chiude poco dopo la fine della guerra civile che finisce nel 1921. Il movimento rivoluzionario entra in riflusso in Europa perché nessun paese si è riuscito a ripetere quello che si è fatto in Russia. Le rivoluzioni, i tentativi rivoluzionari ci sono stati in Germania, in Italia,
in Ungheria addirittura si forma la Repubblica dei Consigli, in Bulgaria, in vari altri paesi, però diciamo, la debolezza del movimento, la debolezza politica del movimento operaio in questi paesi fa sì che l'occasione, diciamo, viene persa. E diciamo un po' l'ultimo atto è la sconfitta della rivoluzione tedesca nel 1923. In Italia l'occupazione delle fabbriche non arriva a una piena rivoluzione, dunque segue la reazione fascista, in Ungheria la Repubblica dei Consigli viene soffocata con le armi, così come altri movimenti. Dunque questa fase si chiude, la fase rivoluzionaria si chiude, se ne apre una completamente diversa, in cui il problema della Russia non è più l'espansione della rivoluzione, almeno non immediatamente, ma è sopravvivere in un accerchiamento che, anche se non c'è più l'intervento militare, perché quelli sono stati sconfitti, è comunque un blocco economico, un accerchiamento diplomatico e politico. È questo il contesto dell'ultima fase dell'ultima fase della vita politica di Lenin e del momento in cui lui maturerà la rottura con Stalin. E diciamo, e da questo punto di vista anche l'ultima fase della collaborazione tra Lenin e Trotsky. Su che basi matura questa rottura? È conosciuto in Occidente il cosiddetto testamento di Lenin, la lettera al congresso in cui lui, tra le altre cose, alla fine, aggiungendo un po' scritto, dice consiglia di allontanare Stalin dalla direzione, giudicandolo troppo brutale, sleale e incapace di collaborare correttamente con, nella direzione del partito e dello Stato. Tuttavia non c'è niente di personale, non è certo un giudizio diciamo caratteriale quello che Lenin darà di Stalin e tutti gli altri dirigenti, i principali altri dirigenti del partito bolscevico. La tesi di Lenin è assolutamente fondata su un criterio marxista e materialista, e cioè che la rivoluzione russa, isolata in un paese arretrato, devastato dalla guerra civile, e diciamo con un livello economico e culturale assolutamente miserevole già prima di tutti questi avvenimenti, è a rischio di una degenerazione che si manifesta nel burocratismo, che si manifesta nella rinascita di una nuova piccola borghesia, e neanche tanto piccola, e che questi fenomeni sociali poi si manifestano nello scontro all'interno del partito bolscevico. Rimane famoso un suo intervento già nel 1921, quando la Russia è costretta a reintrodurre in parte misure di mercato per risollevare l'economia contadina in particolare, in cui Lenin citava un dirigente borghese russo emigrato che si chiama Ustrialov, che aveva avanzato questa tesi. Diceva è inutile che noi continuiamo a dare, diciamo, ad aggredire militarmente la Russia sovietica, lasciamo che le cose seguano il loro corso, perché gli stessi bolscevichi sono costretti ad adottare parziali misure di mercato e questo riporterà la Russia nel capitalismo. Lenin citava queste righe dicendo dobbiamo prendere atto, dobbiamo analizzare seriamente quello che dicono i nostri avversari, perché ci dicono loro la verità e non tutte le dolciastre chiacchiere comuniste, così le chiamava, che parlano di un paese che felicemente si avvia verso il socialismo. Una manifestazione di questa nuova lotta di classe, perché così andava definita, anche se era una lotta di classe che si vedeva soprattutto sul piano economico e sociale, sembrava non avere un'espressione politica, era proprio nella rinascita, nello sviluppo del burocratismo nello Stato e nello stesso partito bolscevico, e di quei tratti che erano già stati propri dell'apparato statale zarista. Tanto che Lenin dirà e scriverà molto chiaramente: il nostro apparato statale è il vecchio apparato borghese zarista sciovinista russo con una verniciatina di socialismo sopra. E chi dice, diciamo, chi lo dipinge come qualcosa di diverso, vende delle favole, vende delle illusioni, non racconta le cose come stanno.
l'atto finale, diciamo, di questa battaglia politica di Lenin, di questa evoluzione politica di Lenin, è la sua presa di consapevolezza che a capo di questo sviluppo, a capo di questa crescente burocrazia, c'è proprio la figura di Stalin, che Lenin aveva sempre considerato come, diciamo, un quadro, diciamo, che poteva essere impiegato sotto la sua direzione politica, ma anche, diciamo, come cosiddetti pratici, come venivano chiamati, ma di cui prende atto tra il 1922, gli ultimissimi mesi della sua vita già malato, che invece è diventato il riferimento di tutta questa forze, diciamo, risorgenti della burocrazia, che hanno preso, che hanno trovato in lui il loro portavoce, il loro, come posso dire, sì, il loro esponente principale. La rottura avviene non a caso, appunto, sul tema della lotta al burocratismo e sulla questione nazionale, su cui voglio spendere qualche minuto, perché non se ne discute molto, ma è un tema, secondo me, che merita invece un approfondimento e una conoscenza. Perché uno dei tratti proprio della rivoluzione d'ottobre era stato quello di liberare le nazionalità oppresse dallo zarismo. L'impero zarista era impero russo, ma era un impero russo in cui i russi erano la minoranza della popolazione, erano meno del 50%. E poi c'era un mosaico di nazionalità, ucraini, polacchi, lituani, finlandesi, i popoli dei paesi baltici, popoli del Caucaso, dell'Asia centrale. C'erano decine di nazionalità che non avevano alcuno o quasi alcun diritto, gli ebrei ovviamente che erano particolarmente oppressi, che non avevano diritti nei confronti della nazione dominante russa. Non a caso Lenin già ben prima della rivoluzione d'ottobre aveva fatto una grossa battaglia interna al Partito Socialdemocratico, come allora si chiamava, per far sì che nel programma venisse compreso il diritto all'autodeterminazione per tutte queste nazionalità, cioè la possibilità, da un lato, di poter vivere una propria, diciamo, vita autonoma, nazionale, culturale, all'interno dello Stato rivoluzionario, ma anche la possibilità di formare propri stati, se lo avessero desiderato. Tesi in base alla quale, per esempio, era stata data l'indipendenza alla Finlandia, alla Polonia, beh, lì furono le vicende belliche determinate, ma anche in quel caso, e in cui diciamo, era stata una delle leve fondamentali che aveva portato alla disgregazione dell'impero russo. Ecco. Negli anni venti, uno dei tratti della risorgenza della burocrazia è anche il risorgere dello sciovinismo russo. E guarda caso, è proprio Stalin che se ne fa interprete, nonostante fosse georgiano di origine, quando la Russia si annette la Georgia nel 1921, Lenin, molto dubbioso sull'operazione, raccomanda un scrupoloso rispetto dei diritti nazionali del popolo georgiano, suggerisce di trovare un accordo per mantenere nel governo della Georgia anche partiti avversi come il partito menscevico georgiano, che aveva una tradizione nella zona, e Stalin e i suoi accoliti invece, diciamo, intervengono con la mano pesante, fanno un'epurazione, cacciano tutti i dirigenti bolscevichi georgiani, mettono dei loro fedeli, diciamo, in una politica di repressione delle istanze delle nazioni oppresse, che appunto Lenin non esita a definire la fogna dello sciovinismo grande russo, come si dice. E questi due punti, cioè la questione della lotta allo sciovinismo russo e della lotta al burocratismo, sono gli assi della ultima battaglia incompiuta che Lenin fa e che cerca di condurre fino alla sua morte, cercando di garantire una transizione che vedesse un fronte tra lui stesso e Trotsky, che chiama a collaborare su questi temi, per estromettere Stalin e la sua frazione dalla direzione. Mi è capitato di leggere in passato commenti abbastanza superficiali che dicono
quanto è patetica questa battaglia che Lenin conduce nell'ambito di una cerchia di poche decine di persone, come se questo potesse determinare la sorte di uno Stato o di un intero paese. Sicuramente questa battaglia si conduce in condizioni sfavorevoli, come ho detto prima, il movimento è in riflusso su scala internazionale, non già solamente in Russia, e tuttavia è interessante che fino all'ultimo Lenin cerca, come in tutta la sua vita, nel momento in cui deve lottare contro le tendenze conservatrici dell'apparato di partito e in questo caso dell'apparato dello Stato, dunque molto più minacciose e più forti, cerca sempre un collegamento con gli strati avanzati della classe, con le avanguardie della classe operaia. Dice: bisogna cambiare gli organismi dirigenti, immettervi 50 o 100 operai e contadini che siano slegati dall'apparato, che rappresentino veramente le masse e non questo apparato burocratico. Anche nella condizione più disperata, la sua stella polare è quella di cercare di fondare la sua politica appunto sui settori più avanzati e più coscienti delle classi oppresse, della classe operaria in particolare. Questa battaglia naturalmente rimane interrotta e viene sconfitta. Lenin muore nel gennaio del 24, la frazione staliniana si consolida rapidamente in questo clima sociale. Nel giro di pochi anni si arriverà prima all'espulsione di Trotsky e di tutta l'opposizione di sinistra attorno a lui dal Partito Comunista, poi dalla sua espulsione dall'Unione Sovietica fino agli anni 30, in cui ci sono appunto i processi e le epurazioni che sterminano fisicamente la gran parte della generazione rivoluzionaria e anche della generazione che aveva combattuto, diciamo, nella guerra civile subito dopo l'ottobre. L'ultimo diciamo, punto che voglio accennare qui è che, diciamo, questa battaglia è persa, diciamo, in questo senso in Ursa, rimane nello sviluppo, rimane in mano a Trotsky, diciamo, questo testimone, nello sviluppo della sua analisi successiva, della sua battaglia politica, che non fu più solamente in Ursa, ma fu a livello internazionale, rispetto alle sorti della rivoluzione russa, in particolare in quel testo magistrale che è La rivoluzione tradita del 1936, in cui Trotsky formulerà non solamente l'analisi di qual è la base materiale dello stalinismo, una sua definizione, diciamo, di questo regime dal punto di vista sociale e politico, ma anche un pronostico per l'Unione Sovietica, un pronostico condizionale, naturalmente aperto a varie ipotesi, ma in cui ce n'è una che è particolarmente rilevante, e vado a concludere, perché è poi quella che, diciamo, prenderà corpo diversi decenni dopo. Quando Trotsky scrive e argomenta, dice: può essere che l'Unione Sovietica cada per un'aggressione esterna, per una controrivoluzione violenta, diciamo, ma se questo non dovesse accadere, le forze che si sono messe in moto con la creazione della burocrazia e dunque con questa sua crescente privilegio sociale, questo suo distacco sempre maggiore dalla massa della popolazione, dai lavoratori, dai contadini, eccetera, sono forze che inevitabilmente condurranno questa casta burocratica in un futuro a tentare di trasformarsi in una nuova classe possidente, cioè in una nuova borghesia, e a fondare il suo privilegio non solamente sul controllo dell'apparato dello Stato, ma nella proprietà privata dei mezzi di produzione, che era stata invece abolita nell'ottobre del 17. Ecco, è chiaro che quando venne pubblicato questo libro negli anni 60, una prospettiva di questo genere sembrava una roba da marziani, nel senso che, nonostante tutte le incrinature che dicevo prima che c'erano state nel blocco sovietico, in generale nel cosiddetto campo socialista, l'Unione Sovietica sembrava un regime poderoso, che comunque sviluppava la sua economia, che mandava i satelliti in orbita, che mandava il primo uomo nello spazio, che aveva una gigantesca forza militare e via di seguito. Dunque l'idea di un suo crollo sembrava assolutamente bizzarra e fantastica, e questo si vede molto chiaramente in vari punti del testo di Monty Johnston, che appunto deride, dice: vabbè, sì, qui si parla di restaurazione capitalista in Urss, ma di cosa stiamo parlando qui? Anzi, il modello si sta riformando e sta andando sempre meglio. E però è esattamente la prospettiva che si aprì negli anni Ottanta, quando la crisi invece
la stagnazione economica e la marcescenza di quel regime aprì proprio nella burocrazia, tra virgolette, comunista, lo spazio per quell'ala che poi, da Gorbaciov fino a Yeltsin, passò al campo del capitalismo e guidò una restaurazione capitalista che seguì precisamente la linea prevista da Trotsky, per cui gran parte della nuova borghesia che poi ha governato la Russia è venuta proprio dalle fila di quella burocrazia in cui manager, amministratori, alti capi, diciamo, dell'apparato statale, dell'esercito, eccetera, si sono trasformati in capitalisti e si sono spartiti, diciamo, il patrimonio costruito nei decenni della costruzione economica dell'URSS e dell'economia pianificata. E da questo punto di vista la storia ha dato più che ragione a Trotsky, non solo sul piano, tra virgolette, morale della sua fedeltà, diciamo, agli ideali, alle idee della rivoluzione d'ottobre, ma anche sul piano strettamente politico, dimostrando che la sua battaglia, appunto, aveva un legame strettissimo con la difesa anche materiale delle conquiste della rivoluzione d'ottobre. Io ho già parlato a lungo, dico solamente che nel testo sono comprese, diciamo, oltre ai due testi fondamentali, cioè il testo che dà il titolo al libro e, diciamo, l'obiettivo della polemica, che è il testo di Monty Johnston, ci sono anche due presentazioni e un appendice molto importante in cui Alan Woods nel 1970 presentava per la prima volta in Occidente, perché quei testi erano stati nascosti dal regime sovietico, le ultime lettere di Lenin, cioè proprio quelle in cui Lenin conduce la battaglia di cui dicevo prima contro Stalin sulla questione georgiana e sulla questione del burocratismo. Quei testi nel 1970 erano appunto erano stati tenuti nascosti per decenni e venivano per la prima volta pubblicati e qui sono ripubblicati con anche questa introduzione di Alan Woods, che aiuta, diciamo, a capirne meglio i collegamenti con la battaglia del 15. Io potrei fermarmi qua. Diciamo che questo testo è, come dire, una specie di filo conduttore per attraversare una lunga epoca e tutta una serie di problemi. Io ho citato alcuni dei fondamentali, ma ce ne sono molti altri: la questione del socialismo in un solo paese, la questione della costruzione del socialismo, la questione della natura dello Stato, la questione della natura del partito, che poi ognuno di questi sicuramente merita uno studio approfondito e attento da parte di qualsiasi militante, ma, diciamo, è come una presentazione molto profonda e non troppo lungo, se posso dirlo, che so che a volte è anche difficile leggere testi lunghi, il tempo che abbiamo a disposizione è sempre molto limitato, e ci può dare quella strumentazione che ci faccia uscire appunto da una militanza condotta semplicemente, diciamo, con spizzichi di formazione politica, quale è quella che spesso viene condotta diciamo, nelle organizzazioni della sinistra. Certo, oggi lo stalinismo non ha la forza di attrazione che aveva nei decenni in cui è stato scritto questo libro, in questo senso, diciamo, è anche un elemento, diciamo, importante per noi capire la continuità della nostra battaglia e come questa si leghi appunto a fasi in cui è stata anche molto più difficile di quella che può essere in questo momento, però sicuramente molte, diciamo, ricadute di quelle polemiche sono tuttora vive, e dunque penso che la lettura e anche la discussione di questo materiale possa e debba far parte della costruzione della nostra battaglia quotidiana. Quindi, grazie. Allora, ringraziamo assolutamente Claudio per l'esaustiva ma anche figacissima presentazione, e come vi avevo accennato prima e poi ho avuto modo anche di scrivere in chat, c'è la possibilità assolutamente di fare un dibattito,
di intervenire. Già ci sono state le persone che si sono segnate, a cui adesso darò la parola, però invito chiunque volesse a scrivermi in chat e lo segnerò e poi ci daremo dei tempi. Chiaramente vi invito a segnarvi, insomma, prima che possiate, così possiamo appunto dividerci i tempi e ben organizzare il proseguo della discussione. E nel ringraziarvi do la parola a Lucia Erpice. Dopo di lei interverrò io. Io non sento Lucia. No, non la sentiamo. No. Lucia, non ti sentiamo. Da noi risulti anche con l'audio attivato, quindi non sembra essere Zoom dal nostro lato, diciamo. No. Non so se Lucia vuole provare, non so se possiamo suggerire di entrare e uscire, non so. Forse può essere utile e teniamo l'intervento di Lucia in scaletta. Chiaramente c'era un'altra persona che si era segnata, Jonathan, che mi chiedeva di poter intervenire perché poi appunto ha delle questioni tecniche. Quindi con piacere assolutamente gli cedo il mio turno e gli do la parola. Quindi Jonathan, se vuoi partire tu. Sì, grazie mille. Compagni, se c'è una delle elaborazioni teoriche di Trotsky più importanti, è senza dubbio quella della rivoluzione permanente, che ha avuto un impatto maggiore sulla storia della rivoluzione russa. È una teoria piuttosto semplice, nonostante sia stata incompresa e calunniata dagli stalinisti per diversi decenni. Consiste fondamentalmente, come già un po' Claudio accennava durante l'introduzione, al concetto che in un paese arretrato solo la classe operaia, che fa la guida alla classe dei contadini più poveri, può mandare avanti le rivendicazioni e gli avanzamenti delle rivoluzioni democratiche borghese, e a quel punto inizia a costruire le fondamenta per il socialismo. In Russia nel 1917 questa teoria è stata assolutamente confermata, perché furono proprio i lavoratori che guidavano anche parte dei contadini più poveri a fare la rivoluzione democratica borghese in Russia e da lì tentare di costruire il socialismo, ovviamente non solo in Russia, come è ben chiaro. E diciamo che questa teoria poi divenne parte del programma del Comintern per gli anni in cui ancora Lenin era vivo, per via della sua applicabilità in diversi paesi ex coloniali o insomma coloniali all'epoca, che erano in condizioni materiali molto simili alla Russia dell'epoca. Uno di questi paesi, che è sicuramente il paese più rilevante sotto questo aspetto, era la Cina negli anni 20, che durante il 1925-27 ha avuto dei movimenti rivoluzionari che avevano diversi paralleli con la situazione in Russia. La Cina era un paese ai tempi infinitamente arretrato, con diversi pezzi di feudalismo ancora in piedi, con una necessità tremenda di separazione delle terre, di ridistribuzione delle terre, e con una classe operaia piccola, giovane, ma molto concentrata in alcune città, in particolare a Shanghai, dove nel 1925 c'erano oltre 4 milioni di lavoratori, 2 milioni operai, 2 milioni lavoratori, diciamo, portuali oppure minatori. In quel paese si stava sviluppando un partito comunista giovane, ma che stava diventando di massa, il PCC, che nel 1925 raggiunge i suoi 60.000 membri,
per non parlare di tutta una periferia di simpatizzanti e di influenza nella classe operaia che aveva. All'epoca la possibilità di una presa di potere da parte degli operai seguendo la teoria della rivoluzione permanente, avrebbero fatto da guida ai contadini più poveri che necessitavano delle terre e della distruzione di una dittatura feodale con signorotti della guerra che terrorizzavano le campagne, era molto possibile e sarebbe stata la tattica più sensata e più efficace da applicare all'epoca. Ci fu pure una finestra il 30 maggio del 1925 a Shanghai in cui tutta la città era in mano ai lavoratori e il PCC poteva prendere il potere e poteva replicare fondamentalmente la rivoluzione d'ottobre però in Cina. Questo purtroppo non accadde perché il Comintern guidato dagli stalinisti più che altro dalla burocrazia dell'Unione Sovietica con a capo Stalin decise che sarebbe stato più sensato utilizzare questa tattica delle due fasi elaborata dai mencevichi, ossia quella che serviva a un lungo sviluppo del capitalismo in Cina prima di poter fare una rivoluzione socialista, e quindi appoggiarono il Kuomintang, un partito nazionalista reazionario che negli anni 20 in Cina iniziò una serie di colpi di stati, un paio di colpi di stati, e con un esercito rivoluzionario represse fortemente il movimento dei lavoratori, sia fisicamente, per esempio la comune di Shanghai fu massacrata con oltre 5.000 morti, ma anche, diciamo, distrusse tutti i sindacati, tentò di limitare totalmente il movimento degli operai. E il Kuomintang decise che sarebbe stato utile far disciogliere il PCC dentro al Kuomintang, rendendolo praticamente completamente incapace di agire in maniera indipendente, in maniera di classe, come invece fecero i bolscevichi in Russia. Il disastro fu tremendo, nel 1927 era chiaro ormai che non c'era più niente da fare, il Partito Comunista Cinese iniziò la sua famosa lunga marcia, dopodiché divenne una specie di partito dei contadini più poveri a guida di Mao, che più che un comunista era una specie di genio militare, ma che a livello politico era ben poco marxista. E alla lunga questo creò un riflusso nella lotta di classe in Cina che durò fino al 1949, come disse Claudio. Questo evento della rivoluzione cinese è importante perché Trotsky, che all'epoca era parte a capo dell'opposizione di sinistra e ancora aveva un po' di voce in capitolo su quello che accadeva dentro al Comintern, votò decisamente contro queste misure di scioglimento del PCC dentro al Kuomintang, propose l'idea di applicare la rivoluzione permanente in Cina e purtroppo fu ignorato, era l'unico a spingere per queste tattiche dentro al Comintern, e la sconfitta appunto fu devastante. Però noi dobbiamo difendere, ecco, le idee e le azioni di Trotsky all'epoca e considerare quanto, se fosse stata applicata la rivoluzione permanente, una rivoluzione con successo in Cina avrebbe risollevato tutta la classe operaia sovietica e mondiale, permettendo all'opposizione di sinistra di riprendersi e di lottare pienamente contro la burocrazia che si stava formando nell'Unione Sovietica. Tra l'altro questo avrebbe evitato anche una degenerazione burocratica anche nella stessa Cina, avrebbe permesso di evitare i massacri che poi furono causati dall'imperialismo giapponese negli anni 30 e all'inizio degli anni 40. Dunque la rivoluzione permanente, che già si era dimostrata una teoria capace e importante in Russia, poteva essere la svolta del movimento operaio internazionale in Cina se applicata. Dunque noi dobbiamo continuare a difendere Trotsky, che aveva assolutamente ragione, anche perché poi nel 49 Mao e il PCC
presero il potere proprio grazie a certe tattiche della rivoluzione permanente, il che è molto ironico e fa pensare di quanto fosse corretto. E chiudo perché ho finito il tempo. Allora, ringraziamo Sente Jonathan per l'intervento. E se c'è Lucia, ridarei la parola. No, purtroppo continuiamo a non sentirla. Siamo mortificati. A questo punto propongo faccio un intervento, poi se Lucia voglio fare un ulteriore tentativo più tardi, purtroppo mi scuso con tutti. Il mezzo informatico che qui si costringe la situazione diciamo, può provocare questo tipo di problemi. Allora, io volevo intervenire in realtà su una serie di punti, una serie di questioni in maniera molto sintetica, perché penso appunto sia Claudio ha detto molto nella introduzione, sia poi ci saranno ulteriori interventi e comunque nella presentazione, diciamo, invito caldamente, come già tutti hanno fatto, a poi leggere il libro e a ragionare, diciamo, ragionare direttamente con il testo. Io voglio fare alcune riflessioni innanzitutto sulla nostra proposta editoriale di traduzione, di pubblicazione del libro in questa forma. Penso sia una cosa molto importante e molto interessante anche in questa situazione particolare in cui viviamo, mi sentivo di sottolinearla. Comunque, come si sta grazie alla rivoluzione, abbiamo fatto uno sforzo collettivo molto importante per dare continuità alla nostra attività politica in questi mesi ormai difficili. Proprio, diciamo, il lavoro di traduzione del libro è partito proprio durante il primo lockdown, quindi durante un momento anche di difficoltà di tante realtà politiche in Italia a condurre non solo, realtà politiche, ma anche sindacali, cioè di movimento, a condurre un'attività. Noi invece abbiamo potuto lanciarsi in questa impresa, diciamo, editoriale, che per noi ha un chiaro significato politico, che Claudio spiega molto bene, e penso è stato un progetto molto importante, un investimento per noi, una scommessa in questa fase particolare, che però ha coinvolto veramente tante persone, tanti compagni in un lavoro collettivo. È stato sicuramente una dimostrazione di capacità, di volontà, di possibilità comunque di condurre una serie di attività politiche in questa fase, che il libro, almeno chi già ci conosce, se no potete vederlo anche dalle nostre pagine internet, dai nostri social. Noi abbiamo sempre tentato di condurre un'attività politica la più attiva possibile in questa fase, con riunioni telematiche come questa, anche quando si poteva, partecipando al movimento, attività in presenza, eccetera. Però il libro per noi si inserisce assolutamente in questo percorso e ci tenevo a fare questa sottolineatura. Fra l'altro sono presenti comunque nella presentazione tanti compagni, fra cui lo stesso Claudio, che hanno contribuito proprio alla pubblicazione. Sul testo stesso, io penso che un elemento molto significativo, che per me può essere un ulteriore invito appunto alla lettura, è un po' l'idea che non solo si parte dalla critica allo stalinismo o alla distorsione che lo stalinismo opera delle tradizioni del bolscevismo, delle idee di Lenin, e poi in chiave negativa del pensiero di Trotsky, e appunto questo già Claudio lo diceva bene, ma il valore del testo, secondo me, agisce su ulteriori due livelli politicamente molto significativi. Innanzitutto il fatto che veramente in condensato, in un numero di pagine relativamente breve, veramente prova a chiarificare tutta una serie di passaggi fondamentali sia della storia del bolscevismo, ma anche di politici fondamentali poi del pensiero stesso di Lenin e Trotsky. Un esempio che faccio, perché partendo significativo e già ripreso poi da Jonathan, per esempio, nel suo intervento, è tutta l'argomentazione relativa alla teoria della rivoluzione permanente, che nella contestazione della distorsione stalinista e nell'esplicazione della sua concezione da parte di Trotsky il suo legame con l'esperienza russa, mi viene fatta una presentazione validissima e secondo me utilissima anche per chi si approccia per la prima volta alla militanza, alla discussione politica, per chi vuole approfondire questi temi. Quindi veramente nel dibattito, diciamo, sulle mistificazioni dello stalinismo, veramente qua non voglio dire un bigname, però veramente un concentrato
di tutta una serie di concetti fondamentali legati all'elaborazione politica di Lenin e Trotsky, e mi permetto di dire del marxismo in generale. E come terzo livello di lettura politica, il fatto che evidentemente ci sono tutta una serie di considerazioni e di riflessioni da parte di Lenin e Ted, che riguardano concetti fondamentali dello sviluppo del pensiero marxista, come l'internazionalismo, il ruolo della classe lavoratrice, la natura della società socialista rispetto all'URSS. E quindi tutta una serie di temi e di approfondimenti che a partire proprio da quel dibattito lì però si allargano molto e arricchiscono tantissimo, insomma, di contenuto politico il testo. Chiaramente anche poi nella direzione, nella possibilità di approfondire contesti con ulteriori testi e con ulteriori diciamo possibilità di argomentazione politica. Lo citava anche Claudio, lo dico en passant perché fra l'altro nella stessa introduzione di Rob Sewell all'edizione inglese del 2000 viene ben citato come anche nella stessa elaborazione politica di Alan e Ted attorno all'esperienza della Russia sovietica, il testo si inserisce fra la storia del bolscevismo, che noi stiamo traducendo e pubblicando in tre parti in italiano, due parti sono già uscite e sono disponibili sul nostro negozio, ecco Claudio giustamente, di Alan Woods ci presenta il libro e lo trovate appunto sul nostro negozio, la terza uscirà nel corso dell'anno, del 2021, e Russia di Ted Grant, che invece diciamo parte del Russia in ottobre per seguire tutta la traiettoria politica diciamo dell'esperienza sovietica, dell'Unione Sovietica. E quindi proprio a partire da questo testo poi si può inserire, si approfondire in altre direzioni da parte dell'analisi degli autori, dell'analisi poi della tendenza marxista internazionale della nostra organizzazione. Brevemente mi avvio a concludere. L'ultima cosa che penso sia molto significativa del libro e penso per noi ha molto valore è il fatto di come Alan Woods e Ted Grant si pongono rispetto a quel dibattito. Come riferiva Claudio, da parte degli stalinisti è stato assolutamente intossicato il dibattito attorno al cosiddetto trotskismo e dei Trotsky, con accuse infamanti, diciamo comportamenti di ogni tipo, fino agli atti criminali veri e propri compiuti dagli stalinisti contro chi sosteneva le idee di Lev Trotsky. Al contrario, e al contrario di come hanno sempre fatto per decenni le sette cosiddette trotskiste, Anne e Ted si provano a proporre in quella discussione, in quel contesto, con un dibattito prettamente politico. Cioè loro partono dalle argomentazioni di Montley Johnson, di fatto ogni capitolo proprio parte dalle citazioni dell'articolo su Cogito di Montley Johnson per argomentare la loro risposta e per difendere il pensiero di Lenin e di Trotsky. E anche proprio rispetto alla nuova fase che si apriva nel 68 e a quel dibattito che si apriva nella gioventù del Partito Comunista Britannico e del Partito Comunista Britannico, proprio un'introduzione a Ted dice: siamo molto contenti che sia aperto questo dibattito perché abbiamo molto da dire, ci sentiamo preparati per dire la nostra. E quindi un esempio di metodo in questo senso. E veramente per finire anche l'idea dell'uso dei testi di Lenin e Trotsky, che arricchiscono per me tantissimo quest'opera e questo libro, l'idea che loro estensivamente citano Lenin, citano Trotsky, citano tutta una serie di personaggi molto importanti dell'esperienza bolscevica e partono proprio dal loro pensiero, da quello che loro hanno scritto, per argomentare le loro posizioni, per rispondere alle cose che scriveva Montley Johnston, e quindi anche l'importanza di fare riferimento all'originale contro le mistificazioni dello stalinismo, dal nostro punto di vista, di fare riferimento ai testi originali, alle affermazioni originali, anche ai documenti dell'epoca. E per noi questo è molto importante anche nella traduzione, infatti abbiamo fatto una scelta di arricchire il nostro lavoro non traducendo direttamente dall'inglese tutti i testi, i passaggi citati, ma di andare a ritrovare tutte le traduzioni in italiano dove esistevano le opere in italiano già pubblicate, dove esistevano, e di citare quelle con i riferimenti bibliografici a quelle opere, in maniera che tutt'oggi chi avrà possibilità di acquistare il libro, di leggere il libro, vorrà controllare un riferimento, vorrà inserirsi nel dibattito, entrare nel dibattito che fanno le idee che sostengono Anne e Ted, potrà ritrovare le citazioni nelle opere in italiano e quindi potrà ulteriormente rafforzare
il loro pensiero. E quindi con questo veramente concludo, pensando che comunque per noi questo libro è un po' provare, no, a continuare a decenni di distanza quel dibattito lì e l'idea di poter intervenire nel movimento a sostegno delle idee del marxismo e le idee autentiche di Trotsky contro ogni tipo di mistificazione e per portare avanti la bandiera pulita del bolscevismo. Vi ringrazio, ho segnato dopo di me per intervenire, vedo un attimo se mi ha scritto qualcuno, sì, c'è un'altra persona, non so se Lucia Erpice vuole fare un ultimo tentativo o... Allora, mi sono collegata col telefono, si sente? Ok, perfetto, perfetto. Bene, ma... Beh, allora lascio la parola a Lucia. Grazie, scusatemi, io già non sono molto capace queste cose. Allora, in realtà io volevo riprendere parte del testo, riferendomi ad un capitolo in particolare, di cui Jonathan ha già accennato, però parlando di un altro paese, nel senso che Ted e Alan, secondo me, in continuità con Lenin e Trotsky, e differenziandosi da quelle che sono state poi le teorie staliniste, affrontano la questione della teoria permanente, sottolineando in maniera particolare quanto per i marxisti sia dirimente la lotta contro il collaborazionismo di classe e la conseguente subordinazione di un partito indipendente dei lavoratori rispetto ai partiti borghesi, a differenza dei menscevichi prima e degli stalinisti poi, quanto sia importante l'internazionalismo e la necessità di un processo rivoluzionario mondiale che è alla base delle idee dei due rivoluzionari e della rivoluzione di ottobre, e quanto sia necessaria la critica a quella che viene definita la teoria gradualista, che mette in secondo piano il movimento indipendente della classe lavoratrice e posticipa poi la conseguente vittoria di un processo rivoluzionario in senso socialista. Se guardiamo agli aspetti, ad alcuni processi che hanno attraversato l'America Latina da quando questo continente ha ottenuto la propria indipendenza, tutti questi concetti secondo me sono fondamentali per capirne gli avvenimenti, no? I processi. Proprio nell'analisi dei processi dei paesi latinoamericani, la teoria della rivoluzione permanente è stata contrastata in particolar modo dagli stalinisti, che in realtà ripresero e riproposero la teoria delle due fasi, che nei paesi in via di sviluppo prevede che alcuni compiti politici come la democrazia, lo sviluppo capitalista, debbano essere portati avanti dalla borghesia, con il proletariato che in realtà gioca poi un ruolo ausiliario, e poi solo in un secondo momento si fa avanti l'idea che il proletariato, una volta che si è raggiunto un certo grado di sviluppo capitalistico, possa prendere il potere. Questa teoria ha causato e causò grandissimi problemi, non solo in America Latina, come ne ha parlato anche Jonathan, ma anche in altri paesi. Io mi soffermo sull'America Latina perché c'è sempre stato un grande dibattito sulla formazione socio-economica dell'America Latina. Gli stalinisti definivano i paesi dell'America Latina come dei paesi con delle caratteristiche feudali o semifeudali, non solo durante la colonizzazione spagnola, ma anche durante gli anni 50, 60 e perfino 70 del XX secolo. E quindi per loro la caratteristica di una rivoluzione doveva essere una rivoluzione antifeudale, antioligarchica, separata dagli obiettivi che potevano essere più avanzati di una rivoluzione socialista. Se guardiamo realmente le cose, ciò non corrisponde alla realtà dei fatti. Quello che vediamo nello sviluppo dell'America Latina è una dipendenza crescente nei confronti dell'imperialismo. E penso che l'imperialismo, come sappiamo, non è di certo una caratteristica del feudalesimo, ma è piuttosto una caratteristica di una fase avanzata del capitalismo. E questo, io penso che, e poi tutti i processi che ci sono stati l'hanno dimostrato, rende la teoria della rivoluzione permanente completamente applicabile a questi paesi. Non è un caso che anche senza conoscere Trotsky, i primi marxisti latinoamericani, mi riferisco in particolare a José Carlos María Tegui e a Julio Antonio Mella, figure fondamentali del marxismo sia peruviano che cubano, erano praticamente giunti alle stesse conclusioni di quelle della rivoluzione permanente di Trotsky. Ma Mayra Tegui, in particolare in un suo scritto, dice, cito testualmente, in Perù non c'è mai stata una borghesia progressista, solo i lavoratori possono in primo luogo stimolare e poi sviluppare gli obiettivi democratici di una rivoluzione borghese.
quella che vedremo, la rivoluzione in America Latina, non sarà nulla di più e nulla di meno che una fase della rivoluzione mondiale. Sarà puramente e semplicemente una rivoluzione socialista. Meglia aggiunge, nella lotta contro l'imperialismo, cioè contro i ladri stranieri, la borghesia, i ladri di casa nostra, all'inizio si allenano con il proletariato per usarlo come forza esplosiva, ma in un secondo momento si rendono conto che è meglio per loro allearsi con gli imperialisti stranieri, dato che alla fine perseguono interessi simili. Dopo questa alleanza, ovviamente, entrambi urlano, comunque combattono contro il comunismo. La piena liberazione nazionale può essere ottenuta solo dai proletari e sarà ottenuta con una rivoluzione proletaria poi mondiale. Quando in realtà la degenerazione stalinista cominciò nell'Unione Sovietica e la teoria delle due fasi venne imposta praticamente ai partiti comunisti, incluso i partiti dell'America Latina, Meglia fu uno dei pochi che si oppose fortemente a questa teoria. Fu messo in minoranza, quindi la teoria in realtà delle due fasi venne imposta ed ebbe delle ripercussioni, come dicevo, tra gli anni 30 e gli anni 40, ma anche durante la Seconda Guerra Mondiale, rispetto alla politica dei partiti comunisti, delle ripercussioni deleterie. Anche perché ci troviamo praticamente i partiti comunisti dell'America Latina che durante la Seconda Guerra Mondiale appoggiano l'imperialismo americano. Diversi sono stati i processi rivoluzionari che hanno poi attraversato il continente. Io mi soffermo su quello venezuelano, soprattutto quello degli ultimi anni, cioè dalla fine degli anni 90, perché è stato uno dei punti più alti che il continente ha attraversato. E dove secondo me è lampante e chiara la contrapposizione delle politiche portate avanti dai marxisti e dagli stalinisti rispetto al governo Chavez e successivamente anche come gli stalinisti hanno dovuto abbandonare quella situazione acritica rispetto al governo successivo che c'è stato, che è il governo Maduro. Grazie, Dani. Chavez vince le elezioni nel 1998, elezioni che vedono come elemento distintivo l'entrata delle masse nella scena politica e il loro ruolo da protagonista. All'inizio Chavez parla di una terza via, cioè né capitalismo né socialismo, ma una politica di compromesso dal volto umano. Solo dopo un tentato golpe, una sorrata padronale, diversi tentativi di sabotaggio, Chavez comincia a parlare in realtà di abolire il capitalismo e andare verso il socialismo. In questo periodo, che sono comunque gli anni in cui c'erano degli enormi sviluppi all'interno del Venezuela, gli stalinisti hanno sempre avuto un atteggiamento e un sostegno acritico rispetto alle politiche che portava avanti il governo Chavez. Il Partito Comunista Venezuelano ha sempre sostenuto le politiche a metà di quel governo. Tanto da arrivare a parlare in determinate occasioni di socialismo in Venezuela, anche per salvaguardare quello che loro definivano il campo socialista, senza mai criticare però fino in fondo il fatto che Chavez quelle parole non le aveva mai messe in pratica realmente, che quel processo non era mai stato portato a compimento, cioè il superamento del capitalismo e della lotta per il socialismo. Penso che ci rendiamo conto del fatto che in Venezuela non c'è il socialismo, c'è lo Stato che controlla parte dell'economia. Il ruolo dei marxisti invece è stato quello di appoggiare criticamente Chavez, riconoscendo gli importanti passi in avanti fatti dalle riforme che riguardavano la sanità, l'istruzione, la casa, l'importanza delle nazionalizzazioni, seppur parziali, di aziende come la PDVSA, una delle aziende più importanti del paese, ma vedendo anche i limiti e i rischi che potevano arrivare se quel processo innescato non fosse stato portato a compimento, ossia fino alla rottura con il sistema capitalista e quindi alla vittoria di una rivoluzione in senso socialista. Quel processo è rimasto a metà strada fino alla morte di Chavez ed è entrato in un vicolo cieco con la vittoria di Maduro alle elezioni del 2013. Maduro comincia con una politica conciliatoria e collaborazionista molto più aperta di quella che fa Chavez agli inizi del suo mandato e tenta in qualche modo di combinare elementi di controllo di Stato senza una vera e alcuna pianificazione con il libero mercato. In un periodo in cui poi abbiamo sappiamo che a livello mondiale il capitalismo viveva e attraversava una delle crisi più disastrose, delle crisi economiche più disastrose, è stato anche un vero e proprio disastro per l'economia del Venezuela stesso. Questo spostamento a destra del governo Maduro negli anni si è approfondito
e il vicolo cieco in cui Maduro ha portato il processo bolivariano ha fatto sì che alcuni settori della sinistra hanno cominciato a mettere in discussione l'appoggio a questo governo. Durante le elezioni del 2018 i marxisti, i nostri compagni, la tendenza marxista internazionale, la sezione venezuelana, ha promosso anche una lettera aperta alla sinistra bolivariana e allo stesso Partito Comunista Venezuelano, dove proponeva di non appoggiare alle elezioni il governo Maduro. Ovviamente inizialmente questa lettera la proposta viene rifiutata, e infatti fino alle elezioni del 2018 il Partito Comunista Venezuelano sostiene Maduro. Successivamente sempre il Partito Comunista fa un accordo, poi Maduro in realtà disattende. Nonostante questo, fino all'estate del 2020 gli stalinisti cercano un accordo con il governo. Solo dopo l'ennesimo rifiuto da parte del partito di Maduro, a seguito delle pressioni dei militanti e della base del Partito Comunista, che in realtà si ritratta la linea che si è avuto fino a quel momento, ad oggi si parla di una politica, il leader del Partito Comunista Venezuelano parlano di una politica di rettifica rispetto al governo Maduro e di un ritorno al chavismo. Anche questo punto di rimente rispetto al rapporto, a quello che pensiamo noi come marxisti per uno sviluppo di un processo rivoluzionario all'interno del Venezuela, anche perché un semplice ritorno al chavismo non è la rottura con il capitalismo, proprio per quello che dicevo prima. Mi avvio alla conclusione, Daniele già mi ha dato i minuti, perché alle ultime elezioni che ci sono state in Venezuela nel 2020 abbiamo assistito alla nascita di Alternativa Popolare Rivoluzionaria, formata da marxisti, da altre forze bolivariane e anche dal Partito Comunista Venezuelano, che è uno di quei movimenti che cerca comunque di sostenere la parte più genuina del processo della rivoluzione bolivariana. Intanto, questa è una piccola cosa che volevo dire perché è successa pochi giorni fa, a fine gennaio Maduro in un comizio ha attaccato pubblicamente i compagni e militanti dell'Alternativa Popolare Rivoluzionaria Popolare e del Partito Comunista Venezuelano, definendoli agenti dell'imperialismo e divisionisti che danneggiano il chavismo. E credo che queste accuse diano il quadro di cosa è diventato oggi il governo in Venezuela e anche però del peso che questo movimento possa avere all'interno del paese. Concludo con una frase con cui Alan e Ted chiudono il capitolo della rivoluzione permanente nel testo, perché penso che la giusta chiusura che danno è che dei molti processi che abbiamo visto, soprattutto in Venezuela, sappiamo che una direzione non si può improvvisare, è un partito rivoluzionario e quindi una direzione marxista non si può improvvisare. Loro scrivono così: senza una chiara comprensione di queste questioni, e in particolare della teoria della rivoluzione permanente, nessun marxista sarà in grado di trovare il proprio orientamento nella situazione mondiale odierna e giocare un ruolo in futuro a livello internazionale. Scusate, se ho preso troppo tempo, finito. Assolutamente, Lucia, ti ringrazio per l'intervento. Allora, adesso do la parola a Noemi Gerdiello e poi mi ha chiesto la parola Combat Bergamo. E io volevo proporvi se durante l'intervento di Noemi, insomma di chi volesse disegnarsi, così chiudo gli interventi, in maniera da dare comunque una decina di minuti a tutti a singolo intervento e però poter permettere entro le 9, più o meno che era l'orario che ci ponevamo per la fine della presentazione, anche a Claudio di fare delle conclusioni. Comunque siamo tra di noi, però penso è importante darci comunque un'organizzazione. Do la parola a Noemi, grazie mille. Ok, grazie. Sì, gli stalinisti hanno sempre attaccato Trotsky, considerando la sua teoria della rivoluzione permanente una distorsione del marxismo. Anche Monty Johnston accusa Trotsky di sottovalutare il ruolo dei contadini nella rivoluzione socialista, ovviamente una banalità che non è assolutamente veritiera. La svolta che Lenin impresse al partito con le tesi d'aprile, in realtà l'applicazione pratica della concezione teorica che Trotsky aveva elaborato della rivoluzione permanente, che si riassumeva nello slogan "tutto il potere soviet", che valeva a dire che la classe operaia, per quanto minoritaria, proprio per la sua concentrazione nelle grandi fabbriche, poteva e doveva svolgere il ruolo di direzione in un'alleanza con i contadini poveri.
Alan Woods e Ted Grant in questo libro dimostrano come la precedente posizione di Lenin sulla dittatura democratica degli operai e dei contadini non vedeva i due rivoluzionari Trotsky e Lenin in antitesi sull'atteggiamento da avere contro i partiti borghesi e i liberali, perché su questo avevano un totale accordo, contro i menscevichi che avevano invece un atteggiamento codista verso i borghesi, come si è poi visto nella rivoluzione del 17. Sia Lenin che Trotsky spiegavano che solo la classe lavoratrice con i contadini potevano portare avanti i compiti della rivoluzione democratico-borghese. Il punto di divergenza nel 1912 era che Lenin pensava ancora a quell'epoca che i contadini potessero svolgere un ruolo indipendente. Ma questo era su un aspetto secondario rispetto alla divergenza di principio che esisteva tra bolscevichi e menscevichi, e non a caso nel 17 Lenin e Trotsky si trovavano sullo stesso fronte della barricata, mentre Stalin, Zinoviev e Kamenev avevano una posizione di conciliazione con i menscevichi e con il governo provvisorio. Rispetto alla dinamica tra le classi in un processo rivoluzionario, vorrei spendere due parole riguardo ad un'altra legge che Trotsky analizza in Storia della rivoluzione russa, ed è la teoria dello sviluppo diseguale combinato, che in realtà non è una teoria distinta dalla rivoluzione permanente, ma ne è in qualche modo un suo corollario. La concezione della rivoluzione permanente deriva infatti dallo studio di Trotsky delle peculiarità della Russia alla luce dei problemi posti anche dall'epoca imperialista, epoca che fece sì che ci fosse uno sviluppo diseguale delle varie borghesie a livello mondiale, esistevano borghesie più forti e più deboli, come era il caso della Russia. Quindi problemi appunto che vedevano non solo la Russia, ma vedevano questi problemi accomunati tutti i paesi in cui la rivoluzione democratico-borghese non era ancora avvenuta, in un contesto in cui però la rivoluzione proletaria cominciava già ad avere luogo. In Russia quindi ci troviamo con la presenza di un proletariato forte e una borghesia debole, fortemente legata allo stato feudale e incapace di portare avanti una rivoluzione. E quindi la Russia è, in Russia abbiamo visto che è stato il proletariato a portare avanti i compiti della rivoluzione borghese necessari per la rivoluzione socialista. Ma si è visto anche in altri paesi, in diversi momenti storici, questa cosa. Si pensi a Juncker in Germania, l'aristocrazia terriera, quindi classe feudale, che hanno portato avanti i compiti della rivoluzione borghese, e fenomeni di questo tipo li abbiamo visti anche in Giappone o così anche come in Corea del Sud. Quindi avviene che determinate classi sociali portano avanti i compiti di altre classi sociali. La legge dello sviluppo diseguale combinato riguarda due aspetti. Il primo aspetto ha a che fare con i diversi ritmi di crescita dei vari elementi che compongono la vita sociale. Il secondo aspetto si occupa della correlazione concreta di questi fattori, diversamente sviluppati, nel contesto del processo storico. Possiamo quindi riassumere questa legge in modo breve dicendo che ciò che fa progredire l'umanità è il dominio dell'uomo sulle forze produttive, quindi su tutto ciò che serve a organizzare il lavoro, come la forza lavoro, i macchinari utilizzati e la tecnologia sviluppata. E man mano che la storia procede si verifica una crescita più o meno rapida delle forze produttive in questo o in quel segmento della società, dovuta alle diverse condizioni naturali e alle differenti circostanze storiche. Queste disparità determinano differenti tassi e limiti di crescita a seconda dei popoli, le branche dell'economia, le classi, le istituzioni sociali e i settori della cultura. Da questo possiamo capire come un popolo in precedenza arretrato possa superare per un certo periodo un popolo più avanzato. Vediamo così come in Russia, in un'economia fortemente arretrata, vedeva la presenza di una delle classi operai più avanzate e moderne al mondo, che non a caso riuscì ad esprimere un partito con una concentrazione di cervelli che non ha avuto uguali nella storia del movimento operaio. Il pensiero dialettico, la rivoluzione permanente, lo sviluppo diseguale combinato, elaborato dai grandi dirigenti rivoluzionari come Lenin e Trotsky, che pur con le loro differenze furono uniti nel momento più alto della rivoluzione in Russia, sono all'antitesi di ciò che divenne il partito sotto Stalin.
che era guidato dal burocratismo, da un pensiero rigido, formalista e antidialettico e da una politica criminale che invece della discussione politica utilizzava l'assassinio politico. E come disse Trotsky, c'è un fiume di sangue che ci separa dallo stalinismo. E dobbiamo rigettare tutti coloro che si sforzano di dare un'immagine combattiva e rivoluzionaria allo stalinismo e che cercano di proporci queste concezioni che hanno rappresentato una totale degenerazione dei metodi di Lenin e Trotsky e dei concetti che hanno guidato l'internazionale comunista nei primi anni. È attorno allo studio della rivoluzione russa, e questo libro rappresenta uno strumento fondamentale, che si formerà una nuova leva di rivoluzionari. Dobbiamo studiare questa teoria perché sono una miniera di insegnamenti e di lezioni di applicazione del metodo della politica e della teoria marxista assolutamente necessari per interpretare anche la realtà di oggi. Sono nati nuovi rivoluzionari che affosseranno questo sistema in crisi che non è più in grado di dare un futuro degno a nessuno. Grazie. Ringrazio Senti Noemi, che è stata assolutamente nei tempi. Io, come dicevo prima, siamo tra di noi nel senso che questa è una discussione informale, non vogliamo essere troppo rigidi, però in questo senso do i tempi a chi interviene e in una certa misura regoliamo il dibattito. E allora, come dicevo, ho segnato per intervenire, mi ha chiesto la parola a Combat Bergamo, chiedo se gli va di presentarti, insomma, dire il suo nome, sempre per un'informalità, diciamo, della discussione. Sì, salve a tutti, mi chiamo Vincenzo, sono compagno di un piccolissimo gruppo di Bergamo, appunto, e ho avuto occasione di comprare il libro qualche settimana fa da un vostro compagno che è di queste zone. Ma io volevo fare una domanda, un attimo prima della domanda, volevo, ecco, una cosa che mi ha fatto piacere leggere nella prima parte del libro e anche nella relazione del compagno, un punto che secondo noi è importante, che viene spesso sottovalutato e che in realtà poi ha fatto molti danni nel marxismo, ha lasciato sul campo morti teorici, quell'idea che Lenin ci avrebbe consegnato, l'idea di un partito monolitico che avanza compatto di vittoria in vittoria e così può portare la coscienza dall'esterno in maniera limpida e cristallina alla classe operaia. In realtà invece anche il compagno diceva, ma anche il libro viene scritto, non fu così. In realtà ci furono scontri tra i dirigenti, tra Lenin stesso, qualche volta Lenin mise anche sul tavolo le proprie dimissioni pur di cercare di far capire quanto era importante una svolta per il partito, una linea politica. L'esempio per esempio di Lunacharsky, prima vicino a Lenin e poi distante, si sono presi a starci in faccia nelle lettere per poi dopo riavvicinare, ma non fu neanche giornale di Lenin, le lettere con cui Lenin ricerca i collaboratori dell'Iskra, chiede gli articoli, manda al diavolo quel compagno che non dà l'articolo Il Tempio. In realtà erano tanti compagni che non avevano una linea uguale, precisa, identica su tutto quello che accadeva a livello nazionale e internazionale. Però questo era giusto che ci ha fatto piacere questa sottolineatura, che anche secondo noi questo è importante. La domanda, io cerco di argomentarla e cerco di essere più breve possibile. Stalin, Trotsky, Lenin è sicuramente, per citare il libro di Pleganov, la funzione della personalità nella storia conta. È importante, ha una sua, anche se siamo materialisti dialettici, quindi la struttura economica e quant'altro, però anche la personalità nella storia ha un ruolo e molte volte decide anche di svolte, in certe svolte storiche, o comunque aiuta. Però molte volte poi quando si parla di Stalin, Trotsky, Lenin e quindi diciamo si parteggia, il partito rimane un po' sullo sfondo. Quel partito fatto da militanti, alcuni sicuramente insomma non erano proprio cristallini, ma molti invece erano sinceri rivoluzionari che appoggiavano la linea o di Lenin o di Trotsky, di Stalin, credevano in quella linea, davano la vita per quella linea e quindi battagliavano le loro battaglie dell'epoca. Molte volte si parla sempre della situazione oggettiva
e quindi la classe operaria, c'era stata la guerra civile, il fiorfiore dei militanti, molti sono morti in quella guerra civile lì, quindi rientrava una generazione che non era della prima ora, aveva studiato il marxismo, la situazione internazionale, la mancata rivoluzione, perfetto. Secondo noi però, e vi faccio una domanda anche a voi, non vi sembra che molte volte però il fattore soggettivo venga tralasciato, non venga indagato? Secondo noi quello è importante. Lenin sicuramente, come dicevo prima, ha svolto un ruolo nella storia del partito bolscevico e del marxismo molto importante. Tuttavia c'era anche, questo ha portato anche però dei problemi. Cioè la situazione russa e la mentalità della classe operaia avevano anche delle connotazioni, delle caratteristiche. Prima di tutto lì c'era lo zar che da poco era caduto e la classe operaia russa non aveva potuto vedere veramente la democrazia, anche col suo cretinismo parlamentare, però una democrazia, diciamo, chiamiamola, permettete il termine, tra virgolette, libera, che tanto tra marxisti ci capiamo cosa intendiamo per aperta e libera la democrazia borghese. Quindi sotto lo zarismo i comunisti hanno dovuto fare tanta attività cospirativa, quindi c'era comunque un capo a livello locale, molti compagni non si potevano conoscere tra di loro, la stampa spesso era clandestina, necessariamente quindi era di una certa maniera l'attività politica. In terzo poi la classe operaia era giovane e stava uscendo, si stava staccando dalla sua classe di provenienza, cioè la classe contadina. E la classe contadina nell'Opscina e tramite il Mira aveva il suo capo, dove l'indipendenza del contadino era ridotta al minimo, c'erano anche punizioni corporali al tempo, ma c'era comunque questo capo, che in quel caso era il Mira, in cui comunque veniva demandato le decisioni per la comunità. E questo ha fatto sì che poi quel tipo di partito non era soltanto Lenin o militanti sinceri, ma si era tramutato un po' in partito anche di capi anche locali, anche prima dell'avvento dello stalinismo, purtroppo. Ci sono per esempio i congressi, dove già si vedono alcuni compagni che iniziano a puntare il dito contro magari delle cooptazioni, anziché delle elezioni libere, dei dirigenti di cellule di partito, vengono accusati alcuni di essere stati mandati a dirigere circoli in Siberia o nell'entroterra russo, più che per incapacità politiche, per invece mancanza di linea con il capo che era sopra, e quindi veniva riportata alla commissione superiore certi atteggiamenti che si stavano insinuando nel partito, e quelli, vabbè, sono nero su bianco nei congressi all'epoca del partito. E poi anche magari certi errori che i bolscevichi fecero a livello questo soggettivo. Io vi faccio un esempio, prendiamo l'esempio dell'ispezione operaia e contadina, che era stata diretta anche da Stalin e che poi in realtà ispezionava gran poco e faceva molto poco bene il suo lavoro, e ci sono anche gli scritti di Trotsky, ne viene a dimostrarlo. Però anche lì, in quel caso lì, i bolscevichi, in maniera, diciamo, burocratica, cambiano semplicemente i dirigenti, ne mettono un altro, pensando così quindi di poter sviluppare meglio quel lavoro. Quindi un cambio dall'alto. E secondo noi quello era un problema, era una di quelle ambiguità nella gestione del potere che noi, per esempio, tante volte nei dibattiti tra compagni, diciamo sempre, secondo noi alla fine di tutto, ancora prima della questione Trotsky e Stalin, c'era un problema non risolto nella rivoluzione. E chiudo qui il mio intervento. Il rapporto che si è venuto a creare tra il partito, i commissari del popolo e i soviet. Chi comandava? Chi aveva l'ultima parola nelle direzioni economica, di politica estera o di questioni teoriche? Molte volte questo si è sovrapposto. Cioè, si diceva tutto il potere soviet, però alla fine il partito molte volte aveva l'ultima parola a livello locale. Tante volte invece i commissari del popolo liberamente eletti, però poi venivano a riferire al partito e non venivano a riferire ai soviet. Si era creato dei problemi. Quel partito lì, tante volte si dice il partito di Stalin, più burocratico e tutto. Sì, concordo, è vero. Però tenete quel partito lì da chi era fatto? La Troika, Zinoviev, il principale collaboratore di Lenin fin dall'inizio. Ma sempre vicino, spalla a spalla nella lotta, alla fine va nella Troika e fa una schifezza nei confronti di Trotsky, nei confronti dell'opposizione operaia e anche nella stessa Leningrado, per poi dopo riconvertirsi ancora. Radek non fu mai cristallizzato. Quel partito lì alla fine ci ha dato molti insegnamenti, però io credo che anche riuscire a criticare certe cose, almeno soggettivo, qualcosa che non ha funzionato,
e anche come si è sviluppato quel partito, credo che forse magari un ragionamento più approfondito, visto che credo che tutti sogniamo di poter contribuire alla formazione di un partito marxista, non sarebbe più da capire. È una chiacchierata che facciamo anche qui tra di noi, tra i compagni. Grazie, scusate per la lunghezza. Assolutamente, ti ringraziamo. E allora, io adesso do la parola a Franco Bavila e si prepara Biagio Puliceno per l'ultimo intervento. Prego, Franco. Sì, allora, è chiaro, questo libro è molto ampio, si potrebbe fare una relazione di un'ora su ciascuno dei singoli capitoli. Qua molti sono intervenuti sulla rivoluzione permanente, ma si potrebbe parlare del dibattito sul ruolo dei sindacati, del dibattito sulla fine della prima guerra mondiale, che insomma, scusate se è poco, porre fine alla prima guerra mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che il materiale è molto ricco, e beh, insomma, ciascuno di noi se lo andrà a leggere. E chi non l'ha comprato deve andare affrettarsi a farlo. Però quello che volevo dire era invece un ragionamento più generale sul fatto che questo libro non è un libro che si limita a ristabilire un po' quella che è stata la verità storica sul contributo di Trotsky, ma prova a ristabilire anche la verità su Lenin. Perché Lenin sicuramente non ha avuto lo stesso destino di Trotsky, che è stato seppellito sotto un Everest di calunnie. Però ha avuto la sua buona parte di calunnie anche lui da parte della borghesia, che non gli ha perdonato di aver fatto una rivoluzione vittoriosa. Magari se moriva nel tentativo di farla, qualcuno l'avrebbe anche elogiato, però i rivoluzionari che muoiono e si sacrificano nel tentativo di fare la rivoluzione sono molto apprezzati dalla classe dominante. Quelli che invece sopravvivono, riescono a farla, a vincere e a costruire un nuovo Stato, quelli lo sono molto, molto di meno. E quindi Lenin si è beccato una serie di critiche su questo. Ma anche tutto il movimento stalinista mondiale, che lo ha elogiato per decenni, l'ha sì elogiato, ma elogiandolo ha completamente travisato quella che era stata la vera battaglia politica di Lenin, l'ha svuotata di contenuti e ne ha fatto un'icona vuota, che spesso nell'interesse della burocrazia stalinista, il Lenin che loro ci presentano sostiene posizioni che sono l'opposto di quelle che ha sostenuto davvero nel corso della sua vita. E quindi questo libro contribuisce anche a ristabilire un po' di verità rispetto al ruolo di Lenin. E da questo punto di vista veramente basterebbe leggere quelle che abbiamo messo in appendice, le ultime lettere scritte da Lenin, in un periodo in cui lui era già gravemente malato, si trovava in forte difficoltà personale, e quindi sono lettere scritte con fatica, frammentari a volte, ma dove emerge qual era il vero Lenin contro tutte le raffigurazioni che ne hanno fatto successivamente. Per esempio, è un Lenin che cioè stupisce in questi scritti la estrema sincerità con cui Lenin affronta tutti i problemi che l'Unione Sovietica si trova di fronte in quel periodo. E questo stride tantissimo con quello che facevano gli stalinisti, che invece avevano questa propaganda per cui andava sempre tutto bene, era tutto perfetto, tutto andava per il meglio, il socialismo era realizzato, il comunismo era dietro l'angolo, era l'uomo nuovo, la società nuova, tutto fatto, tutto bello, tutto pronto, secondo gli stalinisti. Invece Lenin, nei suoi scritti c'è sempre una critica spietata di quella che è la situazione reale all'interno dell'Unione Sovietica, e della drammatica situazione economica che esisteva, delle conseguenze negative che aveva avuto la guerra civile, di come non funzionavano tutta una serie di strutture come avrebbero dovuto, che ci sono tutti i vari commissariati che non funzionano bene, e soprattutto si concentra sulla questione dell'apparato statale che non andava nella direzione voluta, ma che aveva una sua vita propria, che andava per conto proprio. E Lenin è sincero. E non solo questo stride con la propaganda del va tutto bene degli stalinisti degli anni successivi, ma
stride anche perché in quegli anni c'erano sì delle storture burocratiche, ma erano delle storture tutto sommato contenute, tutto sommato limitate. Non c'era quella, cioè, quella mossa. Chissà che cosa avrebbe detto Lenin se avesse visto quello in cui si era trasformata l'Unione Sovietica negli anni 30, dove c'erano invece delle deformazioni mostruose burocratiche dell'apparato statale. E a Lenin bastano invece i primi segnali, i primi elementi di deformazione per denunciarli apertamente e senza nessun tipo di remora. Ed è interessante anche capire dove pensa di trovare le soluzioni. In una di queste lettere Lenin propone, dice, per risolvere molti dei problemi che abbiamo nel gruppo dirigente dobbiamo mettere 50-100 operai nel comitato centrale. E specifica non finti operai, cioè magari gente che era stato operai in passati ma che da anni erano all'interno dei meccanismi del partito, dello Stato, ma operai veri che arrivavano direttamente dall'esperienza della fabbrica. E qua Lenin dimostra un'altra cosa fondamentale, cioè chiunque ne ha fatto una macchietta successivamente, cioè il partitista, Lenin capiva l'importanza del partito rivoluzionario, è quello che la capiva meglio rispetto anche a tutti gli altri dirigenti rivoluzionari, Trotsky compreso. Però non si può fare una macchietta per cui Lenin vedeva solo il partito e non vedeva quello che era l'apporto nei processi rivoluzionari delle masse. E infatti lui tutte le volte che il partito sbaglia, in quella che è la sua linea, o meglio che Lenin ritiene stia facendo un errore, Lenin per correggere questa linea cerca di appoggiarsi su quello che è il contributo delle masse. È quello che succede nel 17, quando Lenin torna in Russia ed è completamente isolato. Il partito si stava spostando su una posizione di collaborazionismo, di appoggiare il governo provvisorio. Lenin riesce a ribaltare questa decisione non perché è bravo a muoversi nei meccanismi interni dell'apparato del partito, ma perché con le sue posizioni riesce a dar voce alla base operaia del partito, che in qualche modo riesce a riappropriarsi della situazione e a imporre una linea più rivoluzionaria. E anche in questo caso Lenin appunto si affida alla classe operaia, ai lavoratori, e per correggere i gruppi dirigenti che non fanno quello che vuole, prova anche qui ad appellarsi alla base perché gli fornisca quegli elementi che consentano di raddrizzare la situazione. Ora io non so se poi se avessero effettivamente fatto questa misura, perché poi i processi reali oggettivi sono quelli, però è significativo di come Lenin concepiva il rapporto dialettico tra i lavoratori e il partito e di come vedesse il ruolo fondamentale dei lavoratori, che fossero loro a doverlo svolgere. Ma in queste lettere vediamo anche dell'altro. Vediamo Lenin scandalizzato, scioccato addirittura, era malato, che dice questo mi ha fatto peggiorare le mie condizioni di salute, quando scopre che uno dei lacchè di Stalin ha schiaffeggiato un compagno georgiano. E questa lettera, cioè, non lo so, Lenin ci viene presentato dalla propaganda come uno che beveva il sangue nel teschio, che sguazzava nelle stragi, nelle cose, eccetera, eccetera, e vediamo che si è scandalizzato perché un compagno è stato schiaffeggiato. E lo considera un atto gravissimo, sul quale bisogna mobilitare tutto il partito, tutto il congresso, bisogna fare una battaglia per non lasciar passare questa. Quindi non è che dice, vabbè, è stato un episodio, pazienza. No, dice, lo prende come il casus belli col quale aprire la battaglia politica contro Stalin. E pensiamo appunto a quello che sarebbe successo nel periodo stalinista, con le stragi, non di controrivoluzionari, ma di militanti comunisti fatte da Stalin, e basterebbe prendere questa lettera per capire non che c'era qualche differenza, ma che c'era un abisso di differenze tra le due esperienze. E poi in queste lettere compaiono chiaro e tondo che Lenin stava organizzando, cioè si rendeva conto del pericolo della burocratizzazione e voleva organizzare una frazione assieme a Trotsky, al quale manda il materiale, manda la documentazione sulla questione della Georgia, dice io sono malato, non posso partecipare alle riunioni, ti chiedo di sostituirmi e di portare avanti il caso georgiano al posto mio. E veramente proprio ha fatto bene Claudio a citare nella relazione questa questione della Georgia che viene trattata, dove Lenin raccomanda una grande sensibilità ai compagni che devono affrontare la cosa, e soprattutto quando ci si relaziona a una minoranza nazionale, facendo anche
concessioni politiche su queste cose qua. È vero questa cosa. I menscevichi georgiani avevano un certo radicamento, Lenin dice dovete fare concessioni ai menscevichi georgiani. Cioè lui che aveva combattuto per grossa parte della sua vita contro il menscevismo, ma di fronte a una minoranza nazionale oppressa dice bisogna avere mille e una cautele in più, e se questo vuol dire che tra le organizzazioni riconosciute da quella popolazione oppressa c'è anche un'organizzazione rivale, bisogna fare concessioni anche a un'organizzazione rivale. Questo era il vero Lenin che compare da quelle, e ripeto, basterebbe leggere queste per buttare a mare grossa parte di tutta la bibliografia che è stata scritta su Lenin e di come è stato snaturato, tanto dalla propaganda borghese quanto anche dalla propaganda stalinista, che lo ha sì santificato, ma snaturandolo completamente. E tutto questo, ripeto, in periodo, questo lo dico anche rispetto all'intervento che mi ha preceduto, dove c'erano state la guerra mondiale, la carestia, c'era stata una guerra civile tremenda e che aveva impedito, che in grossa parte aveva limitato il funzionamento democratico del partito bolscevico. È chiaro che se c'era una zona occupata dalle armate bianche non è che si poteva fare il congresso ed eleggere il gruppo dirigente locale, quello veniva nominato da fuori. È chiaro che se i compagni migliori erano impegnati a combattere sui vari fronti con l'Armata Rossa non potevano partecipare alle riunioni. Anzi, in realtà, io se devo dire, quello che stupisce è che nonostante ci fosse la guerra civile sono riusciti a garantire dei livelli di discussione democratica all'interno del partito che sono impressionanti. Per cui tu nel 20, nel 19, periodi drammatici, tu hai appunto discussioni con 3-4 piattaforme politiche diverse, con diversi raggruppamenti, con chi si schiera all'opposizione, che si rifiuta di entrare negli organismi dirigenti, ma la maggioranza li lascia ugualmente negli organismi dirigenti dei post. Cioè, quello che stupisce è che nonostante quello siano riusciti a fare tutto questo. E però, appunto, senza mai nascondere quelli che erano i problemi che stavano emergendo e affrontandoli per quello che erano, e sempre cercando di appoggiarsi a quelle che erano le forze della classe lavoratrice. E da questo punto di vista è veramente istruttivo e può essere un libro molto utile, non solo a chi già è d'accordo e già più o meno la pensa così, e magari ma a chi anche si approccia per la prima volta a queste questioni, chi magari si rende conto che in questo sistema, che in questa società c'è qualcosa che non va, e la pandemia ci ha dimostrato che all'interno del capitalismo c'è più di un qualche cosa che non va, e chi cerca un'alternativa, magari ha sempre sentito appunto solo le voci della propaganda, e su questo libro troverà sicuramente delle risposte interessanti per capire quali sono stati i processi reali, quali sono le dinamiche effettive di una rivoluzione e qual è il modello al quale noi ci vogliamo rifare. Ho finito. La ringrazio, Franco. Do la parola a Biagio e niente, poi brevemente poi diamo a Claudio ossia di fare le conclusioni. Ok, mi sentite? Sì, sì. Ok. Io volevo ringraziare Franco Bavila, il compagno Franco Bavila, perché ha introdotto esattamente l'argomento che secondo me non era ancora stato toccato appieno in questo dibattito, che era appunto il discorso che neanche Lenin è stato esente da una vera e propria falsificazione storica, sia ad opera della borghesia, che appunto ha dei grossi interessi, ha avuto e ha nel riempire di fango l'immagine di un importante rivoluzionario, ma anche appunto, e questo è un punto fondamentale, visto che di fatto il libro che discutiamo oggi, il libro di Ted, è un attacco agli stalinisti, proprio loro in realtà hanno portato a lungo una vera e propria falsificazione del mito di Lenin. Non a caso Stalin definiva la sua ideologia non stalinista, anzi un termine che ha rifiutato, proprio come Trotsky rifiutava il termine trotskista, ma appunto... Mentre Trotsky portava avanti l'idea del bolscevismo, o marxismo-bolscevismo, bolscevismo-marxista, appunto Trotsky usava il termine bolscevismo e marxista in modo interscambiabile, Stalin coniò invece l'espressione marxismo-leninismo,
proprio perché di questa falsificazione del pensiero di Lenin loro avevano creato una vera e propria eredità a cui ispirarsi e con cui giustificare tutta una serie di loro scelte politiche, al punto da avere l'ufficio propaganda con un bello schedario con tutte le citazioni di Lenin da prendere al momento opportuno per giustificare tutta una serie di scelte politiche. E questo è un fatto storico non solo appurato, ma portato avanti anche da una serie di riformisti, di borghesi. Personalmente io l'ho visto citato l'ultima volta da Žižek, il teorico post-marxista di riferimento contemporaneo. Oltre alle calunnie che appunto citava Franco Bavila, secondo me la più importante nel momento in cui si parla della figura di Lenin è quella appunto che citava anche Claudio, era appunto la questione del Lenin come dittatore, quella di Lenin che si riempie di democrazia, ma che di fatto i borghesi spiegano perché in realtà Lenin usava la democrazia come strumento per drogare le masse, e invece nella falsificazione stalinista di come la democrazia nel momento della rivoluzione sia qualcosa che dobbiamo mettere da parte e che finché c'è il capitalismo non possiamo pensare di fare i morbidi e di perdere tempo con questa storia della democrazia, che appunto è votato poi a giustificare tutta una serie di degenerazioni che citate anche in altri interventi, ma che appunto soprattutto nell'area internazionale del marxismo sono ad ampio respiro, si respirano molto spesso, intendevo, scusate. Quindi giustificazione della Nord Corea, del Vietnam, quindi di tutto quell'aspetto realmente autoritario della, appunto, dell'eredità stalinista. E tutto questo mito io lo volevo smontare appunto usando sempre un altro testo di Ted Grant, che è quello di Russia, dove appunto Ted Grant va a ricostruire, usando delle fonti storiche dirette, tutta la storia dell'Unione Sovietica. E in cui appunto uno dei miti più importanti da smontare è quello dell'Assemblea Costituente, perché appunto uno degli episodi che viene citato più spesso anche nei libri di storia è appunto di come Lenin prima chiami l'Assemblea Costituente a suffragio universale, e quando i bolscevichi perdono, Lenin dice che la democrazia sia uno strumento della borghesia superato e scioglie l'Assemblea Costituente. Ovviamente questa è una narrazione incompleta, visto che va inquadrata su diversi aspetti. In primis, il primo partito che vince non erano appunto i menscevichi, i veri democratici, i moderati che il popolo voleva seguire, ma erano in realtà i socialisti rivoluzionari, un partito dal carattere molto diverso da quello che, appunto, un carattere che poi gli storici borghesi tendono a evitare, letteralmente un partito che pochi mesi dopo attentò alla vita di Lenin, rivendicando questo attentato. Anni prima avevano avuto diversi attentati allo zar, e quindi non era un partito moderato che le masse volevano seguire, ma era semplicemente il partito dei contadini. A questo si aggiunge il fatto che pochi mesi prima, cioè poco prima delle elezioni, in realtà i socialisti rivoluzionari si erano scissi, e questo però non era presente nelle liste elettorali, che invece era unica per i socialisti rivoluzionari, andando a creare una frangia di destra che rappresentava in realtà interessi non dei contadini, ma appunto, di come spiegava anche Vincenzo, di questi potentati del MIR, che erano sostanzialmente delle piccole comuni contadine, dove però non erano delle comuni come ne potrebbe intendere un marxista senza leader e senza tutto, ma erano semplicemente delle gestioni collettive della terra. E appunto da un lato si crea questi socialisti rivoluzionari di destra che rappresentavano questo interesse qui, che poi a loro volta si scinderanno fra quelli russi e quelli ucraini, e poi invece i socialisti rivoluzionari di sinistra che rappresentano in realtà gli interessi reali dei contadini, che addirittura poi saliranno al governo, un governo di coalizione con i bolscevichi fino alla fondazione dell'Unione Sovietica, in cui di fatto i socialisti rivoluzionari entrano a tutti gli effetti nel partito bolscevico. Questa scissione è importante non semplicemente perché è una scissione come può essere quella bolscevichi-menscevichi, ma perché questa scissione, non essendo legata ai risultati della lista, di fatto i rappresentanti che entrano nell'Assemblea Costituente sono completamente casuali, e seguendo la lista
la maggior parte dei rappresentanti che entrano nell'Assemblea Costituente sono dell'ala destra. Questo ovviamente non va a rispecchiare una reale rappresentatività ed è molto simile alla situazione che abbiamo attualmente nel nostro Parlamento, dove addirittura abbiamo dei gruppi parlamentari, in primis Italia Viva, che non sono realmente rappresentativi di una parte della popolazione, ma sono giochi di Parlamento o casualità appunto di un numero di parlamentari che entrano o escono da un gruppo. Questo ci fa capire quanto poco fosse di espressione questa Assemblea Costituente. E come invece il ruolo dei Soviet fosse necessario. Il punto che fa Ted per sfatare tutto questo mito è proprio quello del ruolo dei Soviet, ovvero i contadini avevano una reale rappresentanza nei loro gruppi, questo sia nei Soviet locali che nelle loro rappresentanze poi nelle grandi città, perché appunto c'era tutto il sistema di rappresentanza dei Soviet che nel 18, finita la guerra, riprende. E appunto la domanda che fanno Ted, e poi ricita Alan anche in diverse occasioni, è: ma perché i contadini non si ribellano? Se veramente Lenin e i bolscevichi sono una minoranza oppressiva e autoritaria, com'è possibile che una minoranza vada a soggiogare 150 milioni di persone? Appunto Alan, scherzando e raccontando questa storia, racconta sempre che lui sfida gli storici che sostengono l'autoritarismo di Lenin, dicendo di spiegare come lui ottiene il potere, che in quel caso noi della tendenza marxista internazionale prenderemmo il potere a Londra domani mattina. Ovviamente nessuna di queste risposte viene mai ricevuta, perché tutto questo è un'enorme falsificazione fatta appunto, ripeto, in maniera faziosa per dare un certo ritratto di Lenin, o in tono dispregiativo o in tono giustificazionista di altri reali figure autoritarie, ed è importantissimo per noi marxisti portare avanti una prospettiva che sia realmente storica e che difenda il vero volto di Lenin e ovviamente di Trotsky. Grazie. Grazie Biagio per l'ultimo intervento. Io do subito la parola a Claudio per le conclusioni. L'unica cosa mi permetto ancora di ricordarvi, sulla chat l'abbiamo condiviso, lo shop sul sito rivoluzione.red del nostro negozio dove potete trovare il libro e la presentazione dello stesso. Di nuovo la parola a Claudio per le conclusioni. Bene, grazie. Potrei parlare un paio d'ore, ma non lo farò per la rilevanza dei punti che sono stati sollevati. Sicuramente qualcosa resterà fuori, magari anche per ulteriori discussioni da organizzarsi anche per altre vie. Alcuni dei punti che ha sollevato Vincenzo, forse non tutti, ma spero di scegliere almeno alcuni dei più rilevanti, mi sembra importante riprenderli. Io credo che non possiamo avere nessun, cioè non c'è una contestazione credibile, secondo me e secondo noi, della tesi che il partito bolscevico sia stato, prima dello stalinismo naturalmente, il partito più democratico nella storia del movimento operaio e in generale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che hanno fatto tutti gli anni dei congressi, sì, li facevano quasi tutti gli anni, ma non riguarda quante tessere distribuivano, quante votazioni facevano. Riguarda il fatto che nelle condizioni materiali date dalla lotta di classe in Russia e a livello internazionale, hanno agito soggettivamente, in base alla loro teoria, alla loro analisi politica, nella maniera di riflettere il più possibile da vicino, il più fedelmente possibile, gli interessi storici e anche immediati della classe operaia, che era la classe che si proponevano di organizzare e di rappresentare. Franco lo accennava già prima, il partito bolscevico, poi il partito comunista, dopo il 18, tenne congressi in cui si divideva nel bel mezzo di una guerra civile, in cui tenne congressi per tutta la sua esistenza prima della rivoluzione in condizioni di clandestinità o di esilio, perché poi ovviamente dovevano farli all'estero, in cui c'erano dibattiti in cui non c'era assolutamente alcun condizionamento rispetto alla presentazione di tesi differenti, di posizioni differenti. Come ricordava lo stesso Vincenzo, Lenin non ricorse mai, e quando diciamo mai dobbiamo dire mai, a metodi amministrativi o burocratici per risolvere un conflitto politico.
Sicuramente in certi casi andò a delle scissioni, sicuramente in certi casi addirittura, come diceva giustamente Vincenzo, era disposta a restare in minoranza e a condurre la sua battaglia da una posizione di minoranza. Un esempio chiarissimo di questo è proprio lo scontro che ci fu sul trattato di pace con la Germania, in cui inizialmente la posizione di Lenin di concludere la pace era minoranza rispetto ai fautori della cosiddetta guerra rivoluzionaria. E solo, diciamo, successivamente, anche grazie al mutamento di posizione di Trotsky, che aveva una posizione distinta ma si opponeva all'idea di poter continuare la guerra, Lenin poté ottenere una maggioranza molto, molto ristretta. Ecco, anche in quella condizione estrema, da cui dipendeva letteralmente la vita o la morte di quella rivoluzione appena compiuta, Lenin seguì, andate a leggere i verbali delle riunioni prima del Comitato Centrale, poi dei congressi del partito e dei Soviet, seguì un metodo rigorosamente politico e democratico per affermare la sua tesi in base alla verifica dei fatti e non solamente, anche questo è un punto che voglio dire, in base alla sua autorità, diciamo, o carisma, che pure indubbiamente ne era provvisto perché aveva una grande autorità politica, ma non ci fu mai quel contesto fideistico, cieco, burocratico, in cui storicamente i gruppi dirigenti dei partiti comunisti hanno sempre abusato della attitudine militante di gran parte della loro base, che militava in quei partiti non certo per aspirazioni burocratiche, ma perché li vedeva come partiti che potevano portare al cambiamento della società e all'abbattimento del capitalismo. E questo è, diciamo, rispetto alla storia del partito, questo non vuol dire che non ci furono mai, anche prima della rivoluzione d'ottobre, elementi di burocratismo, di sviluppo di un conservatorismo di apparato, come lo definisce Trotsky, in un partito che era clandestino, eccetera. Ma l'aspetto fondamentale del leninismo, e di questo Trotsky parla molto bene, anche se ne parla in questo libro, sia nella sua biografia di Stalin, l'aspetto fondamentale del leninismo su questo aspetto, cioè della costruzione del partito, non era il fatto che Lenin, come si dice, no, era il teorico dell'apparato, del centralismo, eccetera. No, l'aspetto fondamentale è che Lenin, ogni volta che si trovò a rendersi conto che questa inerzia dell'apparato, che è un fatto per certi versi inevitabile, minacciava la democrazia di partito e il suo effettivo rispondere alle esigenze della classe, conduceva una battaglia politica anche contro, come dicevi tu stesso, quegli stessi che fino al momento prima e anche dopo erano i suoi più stretti collaboratori. Lenin nel 1904 fa una battaglia feroce contro i cosiddetti uomini dei comitati, i quadri bolscevichi della clandestinità, dicendo adesso che c'è un movimento, nel 1904-1905, che c'è un movimento crescente, voi dovete portare, anche se non possiamo fare congressi democratici perché c'è la repressione, perché c'è la clandestinità, non possiamo fare delle assise in cui ci troviamo tutti assieme e votiamo, sennò ci mettono tutti in galera, dovete far entrare tutti gli operai che si stanno politicizzando, devono avere la maggioranza in tutti i comitati locali del partito, perché solo così noi rappresenteremo effettivamente il movimento incipiente. Nel 1905 deve fare un'altra battaglia per costringere tardivamente i militanti bolscevichi a entrare nei soviet, perché con un classico errore, diciamo, di settarismo e, se vogliamo, in qualche misura anche di burocratismo, almeno incipiente, inizialmente la maggior parte dei quadri bolscevichi rifiuta di entrare nei soviet perché li vede come un organismo informe e non soggetto alla disciplina del programma del partito. Diverso, anche se connesso, è la questione dello Stato sovietico. Lo Stato sovietico, cioè dopo il 17, la democrazia operaia che ha permesso la vittoria nell'insurrezione, quelle decine di milioni di operai, contadini e soldati che sono organizzati capillarmente nei soviet, sicuramente quella democrazia operaia è messa a dura prova. Da che cosa? Dallo scontro con le armate bianche, dunque dalla guerra civile, e dal conseguente accentramento di potere che ne deriva, dalla erosione della sua base sociale, perché la classe operaia industriale in Russia nel 1920 è quasi distrutta, perché tra guerra civile, blocco economico e crisi
sono rimasti poco più di un milione di operai industriali in fabbriche semivuote, senza materie prime, con macchinari semidistrutti, e hai un bel dire parlare di democrazia operaia se la classe che la deve sorreggere è quasi allo stremo, ovviamente. E anche dal fatto, e questo è un fatto importante, che tutti i partiti socialisti, quasi tutti, si schierano con la controrivoluzione, i menscevichi e i socialrivoluzionari di destra, e dopo un certo periodo anche i socialrivoluzionari di sinistra, si schierano con le armate, diciamo, controrivoluzionarie, in nome appunto dell'Assemblea Costituente. Però è importante i tentativi che più volte fanno, in parte riusciti, più spesso no, anche quando si trovano di fatto a essere l'unico partito, ma non perché lo hanno scelto, non perché c'era scritto nel programma noi vogliamo la dittatura di un solo partito, tutt'altro, ma semplicemente perché nel corso di una guerra gli altri hanno preso le armi contro il governo sovietico. Più volte, tra il 1918-19 soprattutto, il governo sovietico cerca di legalizzare altri partiti sovietici, particolarmente i socialrivoluzionari, cioè partiti, alla sola condizione che non prendessero le armi. Ci sono alcune frazioni del Partito Socialrivoluzionario, che era, diciamo, il partito tradizionale del populismo e dei contadini e della piccola borghesia, diciamo, democratica, alcune organizzazioni che dichiarano di condurre la loro lotta politica, diciamo, all'interno della dialettica dei soviet, ma non con l'insurrezione armata, e vengono legalizzati, gli viene permessa nuovamente la loro esistenza legale. Il problema è che poco dopo, siccome sembra che i bolscevichi stiano per perdere la guerra, passano di nuovo dall'altra parte, e ovviamente nel mezzo di una guerra civile non è che era possibile permettere, diciamo, una dialettica democratica a chi ti sta sparando addosso. Questo è comprensibile. Perfino dopo, Lenin fa un appello, credo nel 1921, a far intervenire nel congresso dei soviet il capo storico dei populisti, dei socialrivoluzionari, Viktor Chernov, perché dice: comunque noi abbiamo bisogno della loro critica. Dunque Lenin era ben consapevole e agì, diciamo, lui e, diciamo, non solamente lui, nei limiti che la situazione dava, per tentare di impedire che, diciamo, il restringimento della democrazia operaia, per i motivi che dicevo, soffocasse lo Stato e il partito stesso. Naturalmente questo non poteva andare più in là di quello che le condizioni materiali permettessero, ma sicuramente dal punto di vista soggettivo, perché poi è vero che l'azione politica è un'azione soggettiva, sono i riformisti che dicono che tutto, che danno la lettura meccanicista. I rivoluzionari lottano per costruire un partito che sia in grado, appunto, di concentrare la volontà di una classe rivoluzionaria, come fu nel 17, per cambiare la società, per rovesciare il vecchio sistema. E da questo punto di vista, diciamo, noi consideriamo il fattore soggettivo come un fattore determinante. Trotsky ci tornerà su molti anni dopo e dice: se non ci fossimo stati io e Lenin nel 1917, non ci sarebbe stata la rivoluzione. Perché non c'era una classe operaia matura? No, perché il conservatorismo del partito, dell'apparato, di quei dirigenti, rischiava di condurlo su una posizione riformista. E questo, diciamo, è il ruolo essenziale delle idee marxiste, di chi riesce, diciamo, a mantenerle e applicarle alla situazione concreta. È una discussione che sicuramente avrebbe molti altri addentellati, non ho il tempo per andare più avanti, magari troveremo, anzi sarebbe bello trovare l'occasione di riprenderla prossimamente. Voglio citare brevemente un altro tema che mi sembra fondamentale. Noemi ha citato la questione della teoria dello sviluppo diseguale combinato. Voglio tornare un attimo su questo punto, perché è di estrema importanza. Quando Trotsky elabora la teoria della rivoluzione permanente a partire dalla Russia, già dal 1905, e poi appunto la riespone nella storia della rivoluzione russa, fa proprio questa considerazione: cioè, lo sviluppo del capitalismo russo non ha seguito la stessa strada
del capitalismo inglese, belga, francese, o in generale diciamo, dell'Europa occidentale o degli Stati Uniti, cioè sviluppandosi gradualmente all'interno della vecchia società feudale in disfacimento attraverso l'artigianato, la manifattura e poi l'industria moderna fino alle rivoluzioni borghesi. Il capitalismo in Russia è arrivato perché lo Stato russo, nell'affrontare diciamo, i suoi avversari in Europa occidentale, ha introdotto esso stesso dall'alto tecnologie moderne, l'industria moderna, chiamando diciamo, tentando di instaurare un'economia industriale e sviluppando una borghesia che in gran parte poi dipendeva da investimenti stranieri, tanto che si calcolava che circa il 40% del capitale, del grande capitale in Russia all'epoca della rivoluzione, fosse in qualche misura controllato dall'estero, oltre al capitale finanziario che interveniva soprattutto dalla Francia. Questo significava che in Russia la correlazione delle forze tra le diverse classi era differente, e cioè si era sviluppata una classe operaia forte e soprattutto concentrata, come si è detto in diversi interventi, senza che ci fosse uno sviluppo organico della borghesia. La borghesia c'era in Russia naturalmente, ma era più debole, era più dipendente dall'estero, era politicamente, non governava, ma era diciamo, sotto la tutela dello Stato zarista, che era uno Stato che sì, presiedeva allo sviluppo capitalistico, ma aveva la sua origine in una società feudale per giunta piuttosto arretrato. Questa era la base della tesi di Trotsky, che era sia della tesi di Lenin che la rivoluzione russa dovesse essere diciamo, guidata dalla classe operaia, ma in particolare di quella di Trotsky, che ne traeva la conclusione ultima, e cioè che questo significava che avrebbe affrontato contestualmente sia i compiti dello sottosviluppo, diciamo così, i compiti di spazzare via i residui del feudalesimo, sia i compiti di avviarsi verso una trasformazione socialista che ovviamente tutti loro consideravano possibile solo su scala internazionale. Nessuno, né Lenin, né Trotsky, né Kamenev, né Zinoviev, né nessun altro, prima del 1924 ebbe mai l'idea di pensare a un socialismo in un solo paese, men che meno in Russia. Questa fu, diciamo, un'invenzione staliniana del 1924. Qual è la rilevanza di questa teoria oggi? Questo è estremamente importante perché noi ancora oggi, sia nel campo borghese sia nel campo riformista, siamo completamente sommersi dalla teoria gradualista, che è quella che parla dei cosiddetti paesi in via di sviluppo, come se i diversi livelli economici dei diversi paesi, dagli Stati Uniti, che sono tuttora il paese più ricco del mondo, fino ai più arretrati e sottosviluppati, fosse come una scala in cui semplicemente appunto i paesi in via di sviluppo, salendo i gradini uno dopo l'altro, si sviluppano. E per cui diciamo, la conseguenza politica ovviamente è il gradualismo e quindi il riformismo. La tesi nostra che Trotsky espose in maniera magistrale nel 1928 in particolare in un testo che si chiama Critica della bozza di programma dell'Internazionale Comunista è qual è? Che il sistema capitalista non è una serie di paesi diciamo, indipendenti l'uno dall'altro a diversi gradi di sviluppo, ma che lo sviluppo di una sua parte corrisponde all'oppressione e al sottosviluppo di un'altra. All'epoca diceva, è chiaro che la natura dell'Inghilterra come paese imperialista è legata alla natura dell'India all'epoca come colonia dell'impero inglese, e l'una non può esistere senza l'altra. Oggi questo ha tuttora grande rilevanza, non perché ci siano gli imperi coloniali, ma perché la concezione, l'analisi del capitalismo come sistema unico a livello mondiale, che però manifesta diversi, non solo diversi gradi di sviluppo, ma diverse relazioni di classe al suo interno, ci permette di capire quali sono i punti di rottura possibili di questo sistema. Per essere più concreti, oggi, per esempio, oggi negli ultimi decenni, uno dei paesi dove più si è visto all'opera questa legge è, per esempio, la Cina, che è stato il paese che per 30 anni è stato, come si dice, destinazione di enormi investimenti che hanno trasformato uno dei paesi più arretrati e poveri del pianeta nel paese con la più grande classe operaia industriale, non solo in termini numerici, classe operaia industriale e non industriale, nel senso là, ma anche in termini di concentrazione in gigantesche industrie, gigantesche conglomerate che
producono, appunto oggi hanno fatto della Cina l'officina del mondo, senza che ci sia stato uno sviluppo organico del capitalismo sulle linee che appunto si è visto nei paesi dell'Europa occidentale, nei paesi diciamo di più antico sviluppo capitalistico. Questo rende oggi la Cina, ma anche altri paesi, uno dei terreni dove le contraddizioni di questo sistema si manifesteranno a livello più alto e dove precisamente il movimento operaio, dunque anche il movimento rivoluzionario, può fare esattamente quei balzi di cui parlava Noemi e passare da essere uno dei paesi diciamo più lontani da una e più diciamo a rimorchio degli avvenimenti internazionali a essere uno dei paesi guida di un processo rivoluzionario a livello mondiale. Questo è successo in Cina, ma anche in molte altre parti del mondo. E lo sviluppo diseguale del capitalismo crea precisamente questa possibilità di rotture nei suoi anelli deboli, e da questo punto di vista le concezioni di Trotsky sono diciamo assolutamente una guida valida ancora oggi per interpretare i processi che si sviluppano sotto i nostri occhi. Tutto questo è un libro chiuso per il riformismo, e finisco su questo punto, è un libro chiuso anche per diciamo quelli che sono gli eredi dello stalinismo, che tuttavia esistono, sono stati citati alcuni paesi, i casi dell'America Latina, non ho tempo di entrarci, non è diciamo il centro della discussione di oggi, però è indiscutibile, e su questo mi associo ovviamente a quanto detto da Lucia e da Jonathan, cioè la posizione di quelle forze che ancora oggi si richiamano in qualche modo al modello staliniano è puramente gradualistica, ed è quella che diciamo non bisogna mai mettere in discussione i limiti che direzioni come quella del movimento chavista o in altre epoche storiche di altri movimenti di liberazione nel mondo ex coloniale o movimenti diciamo rivoluzionari non proletari ma diciamo democratici, che non bisogna mai andare oltre i limiti che questi si pongono. E questa politica ha portato a una catena di innumerevoli disastri nella storia dei movimenti rivoluzionari degli ultimi 60 o 70 anni ai quattro angoli del mondo. E per cui, diciamo, da questo punto di vista, sicuramente l'arsenale teorico che noi riceviamo da questo tipo di discussione, da questo tipo di materiale, deve essere impiegato, deve essere conosciuto e applicato, ovviamente non in maniera pedissequa, non in maniera dogmatica, ma usato per la famosa analisi concreta della situazione concreta che abbiamo di fronte oggi. L'ultimissima cosa che voglio dire è che di tutte le teorie, di tutte le posizioni dello stalinismo che sono andate in frantumi di fronte alla storia, quella che più diciamo oggi risulta veramente putrefatta è proprio quella del socialismo in un paese solo, cioè dell'idea che un qualsiasi paese, neppure la gigantesca Unione Sovietica, possa affrontare e risolvere le contraddizioni dello sviluppo capitalistico all'interno dei confini nazionali. Oggi, in questi decenni, veramente siamo entrati più che mai in un'epoca in cui la lotta di classe, la lotta politica si manifesta a un livello mondiale, e il mondo è stato realmente unificato nei suoi sviluppi politici, come stiamo vedendo anche, e sociali, come stiamo vedendo anche in quest'ultima crisi, a un livello mai visto. E dunque l'internazionalismo, il fatto di concepire il movimento operaio, il movimento rivoluzionario, ma dunque anche l'organizzazione rivoluzionaria, non come un partito nazionale, non come i partiti delle vie nazionali al socialismo, come si teorizzava nel dopoguerra, per esempio in Italia, da parte del PC di Togliatti, ma come una organizzazione mondiale, o che punta a essere un'organizzazione mondiale, che applica la stessa analisi, la stessa politica, nelle diverse condizioni che ovviamente esistono nei diversi settori del pianeta. Questo, diciamo, io credo che sia un fatto che oggi è acquisito soprattutto nelle giovani generazioni, cioè la natura internazionale, interconnessa e planetaria dei processi, come forse non è mai stato prima nella storia, ed è
proprio uno dei terreni su cui l'eredità dello stalinismo ha, diciamo, fallito nella maniera più clamorosa, e su cui noi invece consapevolmente fin dalla nostra origine abbiamo sempre costruito, cioè considerandoci anche nei momenti, diciamo, più embrionali della nostra organizzazione, sempre come un'organizzazione internazionale che su questa scala affronta e risponde alle contraddizioni e alle necessità della nostra epoca. E con questo credo che possiamo concludere. Io vorrei ringraziare chi è intervenuto, soprattutto chi magari non aveva mai partecipato a nostre discussioni, a nostre iniziative, per intervenire o per ascoltare, perché penso che, diciamo, anche la presenza di oggi ha dimostrato la validità di questo metodo e di questo approccio alla battaglia politica. Vi ringrazio. Sì, io ringrazio ancora Claudio. Veramente nel ringraziarvi e salutarvi ancora, vi voglio ricordare ancora una volta che il libro lo potete trovare sul negozio online di rivoluzione.red, con anche tutta una serie di nostro materiale politico. E infine darvi un prossimo appuntamento all'assemblea, al convegno marxista online Libre di Lottare, un convegno sulla condizione femminile da un punto di vista, una riflessione sulla condizione femminile dal punto di vista marxista, che sarà il 6 e 7 marzo 2021. Permetto di condividere la pagina di riferimento sul nostro sito rivoluzione.red nella chat, insomma, se vorrete andarla a vedere. Comunque ci sono tutti i riferimenti anche sui nostri social, eccetera. C'è la possibilità di iscriversi per partecipare, come è stato, a questa presentazione. E quindi, sperando di avere ancora occasione con tutti di rivederci in questa nuova occasione, in questo nuovo momento di discussione, vi ringrazio ancora e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.